Salve, benvenuti. A posto. Come va? Buon inizio di settimana. Ho iniziato il pre-live un pochettino in ritardo, ma proprio ho dovuto scappare in bagno e trovare un po' la sfiga. Sto tranquillo tutto il tempo. Però dai, e alla fine teoricamente la leva alle 4 è partita. Salve punto, buon pomeriggio. Come va? Che mi dici? Fatta tutta, sì, sono a posto. Intanto mi guardo perché mi davvero. Allora, stavo fine settimana, cioè fine mese, vado a togliermi la propria ciocche proprio. Non lo so, devo fare qualcosa, ma perché così è diventata tanta. Siamo un Babbo Natale ad agosto, non mi sembra il caso. Però piuttosto devo cercare di farla. No, veramente a me qua fa. Cioè, c'è già un bel caldo. Infatti sono tutti i panni stesi. Ne ho approfittato tutte le maglie che giro per le live. Le ho messe tutte quante fuori. Che si sono lavate. Ma quello l'ho messe ieri. Si sono lavate e asciugate tutte quante tranquillamente. Però mi sa. Sì, che fine mese mancherò una settimana. Credo mancherò 7 giorni non precisi. Perché credo che dovrei partire o mercoledì o giovedì. Però manco una settimana e poi dopo torniamo. Infatti, mo è stato gol ancora così, però voglio iniziare a organizzare la 12 ore. La voglio organizzare così poi dopo. Proviamo un po', però quando torniamo ci spariamo la 12 ore. Ma casa nostra non si sente più da tempo. La signora ha voluto l'asciugatrice ormai praticamente tutti i giorni. È tra le invenzioni dentro casa più utili, Cioè davvero. Forse una delle. Quella. E la lavastoviglie vanno proprio di pari passo. Sì, esatto. Tutto al nord dove magari c'è gente che non ha mai steso i panni. Proprio. Cioè. Piuttosto che tenerli in casa. Cioè, in casa col deumidificatore. Tanto vale far così. Cioè. Spendi un po' di più. Però una volta che l'hai fatto, cioè come stai tranquillo. Poi comunque è comodo, cioè dubbio che uno la usi per cose piccole. Ma grazie mille per la resub, bentornato. Sono 21. DR-Drifu fa parte del club da 21 mesi, 21 vittoria grande Baldoria, anche se seguo poco la sub ed obbligo. Un bacione, grazie mille per essere, grazie per esserci, quando puoi. Ma solo per piacere che uno quando può passa sempre. Come stai comunque? Non fa la foto, stavo dicendo che organizzeremo la più là la 12 ore. Ma penso, cioè iniziamo a prepararla mo, poi il mese prossimo faccio, controllo sempre. Controllo bene i giorni in cui ci saranno le fiere, perché magari così se chiedo a Lino, Karim, chi c'è.
chi voglio coinvolgere magari so già che è libero. Che se mi sa che quest'anno boh di fine, non so chi se le fa. Cioè, a parte quella di Milano, mi sa che nessuno andrà da altre parti. Però sì. Diciamo, farla tutta da solo mi scoccia. Sicuramente bene, dopo la febbre durante il ponte. Ah, che sfiga, oh. Che uno vede davvero se le... Una cosa arriva proprio quando non dovrebbe arrivare. Proprio quello discorso. L'importante è però che adesso stai meglio, dai. Adesso fai baldoria, fai ancora il ponte. Te ne fai uno tutto tuo. Almeno pioveva, sì. Dalla finestra con la tazza di tè a guardare. Ah, volevate, vuoi fare qualcosa? Invece no. E invece no. Io sto male, ma voi avete la pioggia. Voi ancora peggio di me, voi ci credevate di più. E avete organizzato. E invece niente. Invece siete a casa come me, bastardi. Tirassi un secondo e tac. Veramente. Allora, lasciate il fatto che è impossibile se mi trovo 2 giorni. E io stavo con tutto il caldo che faceva, stavo togliendo di mezzo la roba lunga. E niente, quando è tornato quel periodo di freddo, mi sono trovato impreparato. Non tenevo un cazzo. Devo ritirare tutto fuori. Che fastidio. Qui tutto bene, tutto bene. Dicevo, dovrei a fine mese mancare una settimana che dovrei salire da sopra in Veneto. E poi nel mentre, in questo fine mese, ecco, vediamo un po' di organizzare una 12 ore per quando sarò tornato. Cioè 12 ore per recuperare un po' il tempo che abbiamo perso, mettiamola così. Quindi voglio fare queste 12 ore, come al solito, saprete, ci saranno gli ospiti che mi scoccia anche un po' farla da solo, ecco. Cioè, come fare per durante la settimana, se c'è una coppa mi piace fare, poi sono rilassante. Perché è troppo roba, ho tutto in un armadio. È un settimanale, freddo e caldo. No, vabbè, boh, ma non è che l'ho spostato chissà come, di solito i pantaloni magari tendo, visto che ho tutti uno sopra là, c'ho proprio sta catasta, ogni tanto controllo, vedo che devo fare. E quindi poi magari se c'è chi va sopra e chi va sotto. C'è stato questo ribaltone, c'era stato, cosa che niente, ho dovuto ribaltare di nuovo. Era Alessandro Borghese. Però alla fine abbiamo... Ora vediamo, sempre, ora sto pantaloncini corti, nonostante ho la finestra aperta, non sento tutto sto freddo, quindi per adesso stiamo così. Sarà un casino vedere mo che devo salire, che non so che cazzo portarmi. L'ultima volta mi sono portato troppa roba a maniche corte e ho sofferto proprio il freddo. Cioè, non proprio freddo, non è che ho esagerato. Però cazzo. Cioè, se tenevo un pantalone lungo o qualcosa di più, stavo meglio. Salve Veronica, buon pomeriggio. Come va? Io ho messo il maglioncino per lavorare in casa. Ah, vabbè, ripeto, siamo comunque sempre un po' separati. Io qua no, non potrei, sinceramente, mettermi il maglioncino. Cioè, ma a parte che raramente siamo stati in maniche corte proprio. Cioè, con qualcosa addosso. Cioè, mai avuto manco una felpa, credo. Forse verso Natale. Questo è stato quel periodo. Ma di solito mi metto qualcosa sopra e sto tranquillo.
per maggior ragione l'inverno, quando chiudo la finestra a fatica inizio a sentire proprio freddo freddo. Ah, mamma mia. Qui tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Ti stavo accennando un po' la questione che probabilmente mese prossimo organizziamo una 12 ore. Ci avrò un po' di giochi da catastare. Però anche lì si fa. L'importante è scegliere per bene il giorno. Però stavolta più che scegliere il giorno, scegliamo tutti quanti i giochi. Poi dopo scelgo il giorno. E se lo scelgo con troppo anticipo è un casino. Quindi vedo di organizzarla prima di partire e poi scegliere il giorno dopo che siamo tornati. Salve Sambo! Ricordatevi di non farvi costruire una casa prefabbricata in legno, mandate proprio un vecchio mattone. Assolutamente sì, ma è che è successo qualcosa? Non stiamo in America, lì credo che ormai è fisso fare le case così. Metti là, in un mese tiri su una casa e la gente ci va a vivere. Diciamo, è anche facile quando c'hai tutto un terreno, ma anche un metro quadro diverso da quello dell'Italia. Qui sarebbe infattibile. Sono solo casini progettare case in legno senza poter tagliare o scavare del muro. Io volevo farmi una baia in legno qui in giardino. Fatti una baia vicino alla grotta. Salve Vivi! Buon pomeriggio! Adesso che stiamo iniziando la settimana. Tutto bene, tutto bene. Sto abbastanza tranquillo anche col clima e tutto. Stasera devo scegliere per bene il giorno in cui sarò via. Però probabilmente sarò via dal 28. Non è ancora deciso, però probabilmente sarò via da... No, che dal 28, che sto di? Dal 22-23 fino al 30. Passato un aereo, credo, proprio sotto casa mia, non lo so. Dal suono era molto basso, in maniera molto pericolosa. Così dovrei essere via quella settimana, però quando torno organizzo per bene la 12 oro. E ogni senti tutti quanti. E organizziamo le cose per bueno. Io lo so, sperando di finire Kingdom Come prima. Sperando. Anche se un po' di giochi ce l'abbiamo. Tra quello e... E cosa? Tra quello e... Ed Hellblade sono già giochini... Un po' lunghetti da fare. C'è più quello, Hellblade, secondo me lo finiamo prima. Che fumese, ma grazie per la resub, ben tornato! Schifo missile fa parte del club da 21 mesi, bibibi. Perché dice schifo missile? Io non ho ancora capito. Un bacione, mua. Come stai?
Tu mi sei, sappi che tra un po' il sapocollo deve cambiare, quindi non ci potrai più menare. Dovrà essere quello per la nostra 12 oro. Quindi vediamo un pochettino. Quindi se ci vuoi menare, potrei farlo perché sarò in Veneto. Sto facendo la spesa. Ah, finalmente. Cos'era quella roba che dovevi... che non dovevi comprare, mi sa? O dovevi comprare? Non me lo ricordo. C'era una roba, però. Ricordo che tu dicevi di andare a fare la spesa. Ah, che erano le patatine, forse. Non mi ricordo, però era una roba del genere, se non sbaglio. Poi correggimi se ti ricordi. Se te lo ricordi, dimmelo, che di sicuro mi dimenticherò cose. Non so cosa devi comprare. Scrivi qua la lista della spesa. Ma se no c'è qualcuno che gli serve qualcosa, scrivetelo, che Schifo Misere ve la compra. Già che ci sta, può comprare qualcosina. Mamma mia. E poi oggi stavo a seguire un pochettino Katia prima di... Ho pensato subito dopo pranzo, stavo guardando. E stavo sentendo una cosa interessante. C'è una cosa per me e mia figlia da mangiare sera a cena. Ah, ok, quindi Schifo, se ci senti, stupisciti. No, stavo a parlare del discorso del fatto che molti canali stanno facendo il logo e alcune grafiche direttamente con l'intelligenza artificiale. Cioè stanno bypassando i grafici. È un discorso che un po' mi ha preso, considerando che... Due, cioè uno che lo fa di lavoro, un altro che ci ha provato tanto, li conosco di persona, mi ha un po'... va un po' colpito. A parte che non sapevo neanche se potesse fare, ma figurati, perché sono cose che neanche ci penso. Cioè, per dire, io mi sono sfiziato, come quella che ho mandato anche sul gruppo Telegram, a scrivere canzoni e a farle cantare da l'IA. Però non ho... Cioè, non ho mai pensato di farmi un pre-live ufficiale. Cioè, l'ho usata per sfizio perché facevano ride. Ne ho usata una per sfottere la mia ragazza che è sempre in ritardo. Cioè, però quello l'ho utilizzato. Invece, da quello che ho capito, persone ormai ci hanno fatto tutto pre-live, grafica e roba varia. Cioè, cioè, togli un po' di lavoro. Raid, io sono a casa da quasi 3 mesi, sono un grafico pubblicitario e purtroppo l'IA ci sta decimando. Fortunato gioco in borsa. Beh, non so come giocare in borsa. Spero ti vada bene. Non è una cosa che consiglierei a nessuno. Considerando tutti i pezzotti di persone, che sono proprio persone pezzotte, che sono online, che dicono dammi i soldi e vedi che ti aiuto. Tutti così fanno, incredibile. Tutti, come poi alla fine tutti quanti gli rispondono, hanno tutti il segreto del successo e sono così generosi che vogliono condividerlo. E è così che funziona, no? Uno trova un modo per fare soldi e lo condivide. Che bello. Lo ripeto, se ci guadagni, buon per te. Cosa brutta. Sì,
è davvero brutta come cosa. Ma quanti, ma mi sa che hanno appiccicato qualche montagna. Quando sono andati questi aerei? È perché io letteralmente in linea d'aria saranno pochi centinaia di metri, cioè il mare. Quindi probabilmente stanno a scendere a prendere l'acqua. Un costo circa 5.000 euro. È così che si fanno i soldi, vedi? E se volete guadagnare, vi do tutti i consigli sbagliati, così potete evitarli. A 3,99, quanto costano? Sapo? Me lo domani chiù. A 3,99. Passate qui e prendete tutti i consigli da non dover replicare per guadagnare. Oh. E chi ve lo fa sta cosa? Perché è più facile sbagliare che azzeccare. Tatuatevelo. Me lo sono appena inventato e mi piace come suona. Ne avrei da dire sull'IA. Magari un giorno fa una live a tema. Sarà da adattarsi e adeguarsi anche come graci. Si dovrà diventare esperti di modelli e prompt. Allora, io sono sincero. Ce l'ho, ma mi sono sempre sentito un po' in colpa per cosa? Per le emoji 7TV. Perché anche quelle sono... Cioè, sono emoji che tolgono lavori grafici che magari si impegnano a fare le grafiche per i canali. Però c'è da dire anche che quelle sono esclusive. Quindi... Non ho mai pensato... Cioè, ho sempre sperato che le persone non prendessero 7TV e dire ok, do le emoji alla gente e fanculo quelle esclusive. Cioè, io... Sono sentimentalmente preso dalle mod, soprattutto le prime, perché sono le mod di quando uno ha iniziato. Cioè, Tarlo si è offerto come persona e tante cose, cioè, a livello umano, cioè, hanno un ricordo quelle mod, cioè, a prescindere dalle live, a prescindere da come andrà. Senti TV spesso sono il meme più utilizzato, pa buttato. Quindi è quello quando uno dice le moto esclusive, io quello penso. Ma a un certo punto se arriva ad averne 20, 80 come canale, allora perdono pure un po' di significato, però le prime sono tutta una roba. Comunque, almeno per ora, le immagini create dall'IA sono sempre un po' inquietanti per me. Allora, alcune volte lo vedi. Però diciamo, sai cosa? Adesso fare pubblicità e avere un programma che ti crea un volto che non sarà mai uguale, non sarà mai riconducibile a una persona, e sai che c'è? Uno dice, beh, lo sfrutto. Magari sfrutti quelli. Poi magari succede, come avete visto, ma tutte i TikTok su Instagram, uscite un po' ovunque, no? Quelle specie di intro anime che fanno. E voi pensate a quella, con la canzone cantata da un IA. Cioè, per dirvi, mo mi mando su Telegram quella dell'IA serie animata, creata che ho fatto fare per sfottere la mia ragazza. Dura niente. Non la posso far sentire perché comunque credo abbiano il copyright, quindi non si possono far sentire. Cioè, ci posso. Tra virgolette, sembra che io ci guadagni, quindi facendo la live, quindi. Per non farmi rottura di cazzo. Facciamo una così, la metto là. Dura un minuto. Immaginate una canzone a scrivere l'ho scritta io, però in realtà ChatGPT, perché ho fatto la prova, gli ho fatto scrivere un sacco di canzoni, compresa la prima canzone che ho mandato sul gruppo Telegram, quella metal, è scritta da ChatGPT e cantata da un'altra IA. Cioè, capite? Un'altra IA ti crea il video e io ho un pre-live.
e ha un macello di stili di canzoni differenti. Poi quelli bravi le combinano pure. E poi tra tutte le canzoni ce n'è soltanto una. Sì, no, esatto, è quello. È proprio quello che ho mandato su Telegram. Sia quello che ho mandato l'altra volta e quello che ho mandato mo. Cioè, che parte pure su uno ti crea il testo. Cioè, tu immagina dover farti il pre-live e c'hai grafica che te lo fa il bot, canzone che te la scrive il bot e un altro bot che te la canta. No, tranquillo. Cioè, tre bot l'hanno fatto. Poi magari c'è chi si ci aiuta, che è un conto, dice ok, lo sfrutto. Però davvero è diventato sempre peggio. E il discorso, perché poi giustamente io non ho sentito nomi, che stavo sentendo è che io posso capire una persona che magari si butta su Twitch, no? Dice, mi faccio la mia prima intro, la mia prima cosa, e già devo spendere 80 euro e meno di microfono per averlo decente. Non dico se per il mixer, però per dire, il problema del microfono, ce n'è uno che costa anche là tanto quanto il Rode, però ha bisogno di un mixer, quindi anche là siamo almeno 200 euro. E quello è il problema. Poi magari non ti prendi il mix, però c'è il microfono e la cam, sono almeno 200 e passa euro che se ne vanno. Quindi sai che dovrai fare l'investimento di almeno, se ti va di culo, 20-30 euro di giochi al mese. Se ti va male, possono essere pure 200. Dimetti questo, dimetti le luci e magari qualcosa che ti vuoi comprare per lo sfondo. Tu dici, cazzo, il pre-live personalizzato, magari pre-live più che altro animato, è una roba che credo un grafico almeno 400-500 euro di chiede. Quindi puoi scegli o non te lo fai, perché mica hai detto che non doveva farlo. Però il problema di Twitch è che vuole le persone che iniziano al massimo. Cioè, io l'attrezzatura che c'ho mo è base. Cioè chi deve fare il primo giorno deve avere tutto quello che c'ho io, tra il computer, le luci, le cose. Sono persone che iniziano, che hanno già comunque il mix, che sono quindi già 200 euro in più. Hanno comunque sia il PC che la console, hanno l'elgato per condividerlo. Per non parlare del, non so, magari di fotocamere, cioè di cose. Già Patrick, cioè, perché poi il discorso qual è? È che parti a mille perché cosa? Tu non sai che progetto, come sarà il tuo progetto, neanche se cosa qua 6 mesi. Cioè, come dire, uno si trasferisce a che parte per trovare lavoro, però si compra la villa. Ma a parte se c'è soldi per la villa, viene anche un po' da pensare. Però comunque fai, mi trasferisco in Germania che dovrò trovare lavoro, mi compro un castello, mi devo comprare. Come un castello perché è là dove vivere, però magari sei 6 mesi che non nessuno ti vuole. Cioè, un po' anche come fanno con il retro gaming. Cioè, chi è iniziato, chi c'ha 300 persone, roba vara, c'ha dalle 600 alle 1000 sub, è normale che io da quella persona mi aspetto che fa retro gaming. Magari lo emula pure, però comunque si mette lì e ti con la copertina, oppure usa la console. La colma, magari la tiene allestita per farla vedere tutto quanto.
magari uno che ha appena iniziato, capisco pure se un gioco lo emula, dice perché l'ho comprato, ma magari dove cazzo sta in cantina, magari devo andare a prendere il disco della PlayStation 2, dice, però l'ho comprato. Ma ecco, meno se uno incomincia a fare live giochi che ha scaricato, quello proprio no. Se giochi ce l'hai su Steam te lo compri. Però alcune cosine le capisco. Concordo con te, però sinceramente sono dell'idea che non puoi pretendere che gli altri paghino il tuo lavoro se per primo tu non rispetti quello degli altri. Sì, assolutamente. Assolutamente, ma io infatti... mo perché non sto quasi più leggendo anime. Però prima io... prima perché poi ho venduto tutti quanti. Quando mi leggevo vari shonen, e io sì, magari è perché ero troppo preso, mi leggevo magari qualche scan, ma io poi dopo il fumetto lo compravo sempre, l'ho sempre comprato, perché a me piaceva leggere, piaceva, dico, solo mi piace averlo, però il discorso è che faccio, non c'avevo voglia di aspettare, che a un certo punto, sai, Twitch è pieno di Twitch e ma TikTok è stata una delle cose peggiori per gli spoiler, è stato proprio TikTok, perché TikTok io lo aprivo e c'era lo spoiler di ogni singola cosa, cioè la gente caricava soltanto quello, cioè chi si guardava le puntate di qualcosa e poi puntualmente diceva oh ma è successo questo. Io non avevo neanche tempo di metabolizzare cosa stavo leggendo, che già beccavo gli spoiler. Quello mi avevo spinto, ho detto ok, basta, sono tutti cazzo. Le cose me le compro, ma me le devo leggere prima degli altri. Cioè, me devo leggere quando gli altri hanno la disponibilità per leggerlo. Io posso capire, ad esempio, sto leggendo un manga, posso capire che se apro a caso una live di La Caverna di Platone, ma anche solo se apro una live di Dario Moccia, e lo spoiler me lo posso beccare, tra virgolette, è probabile, ma se è il loro argomento, no, io devo entrare anche un po' coi piedi di piombo. Poi certo, non credo che loro parlino tutto quanto, oppure ecco, dicono ogni singola cosa di un'opera che stanno guardando, magari dicono ok, se ne parlo ti do l'incipit e qualcosa può uscire fuori. Però ahimè, se magari l'opera è di 10 anni fa e loro ne parlano dell'inizio anche del finale, se io arrivo essendo che lui mi racconta il finale di un'opera che ho appena recuperato, e raga, un'opera vecchia su un canale che parla di quelle cose, e non, cioè, è anche giusto che ne parli a tutto tondo, perché poi quando si parla di un'opera è bello parlare anche del finale, perché tu l'hai vissuta come tanti altri. Chi non l'ha vissuta non vuole spoiler, se ne vai. Chi è sfortunato che entra in quel momento è sfortunato, quindi da quel lato lo capisco. Invece TikTok no, TikTok poi col fatto che se guardi una cosa diceva no, la vuoi guardare per sempre, io non so neanche che cazzo stavo guardando. Ce l'ho davanti, cerco di capire, soprattutto se una tavola di un fumetto, di un manga, quello come cazzo lo chiama. Comunque faccio fatica a decifrarlo. Soprattutto alcune scene dove c'erano sovrapposizioni di corpi. E proprio non lo capisco. No, allora, anche per me non lo sono, però mi dà comunque fastidio magari parlarne. Cioè, posso capire che qualcuno si sente in difetto. Cioè, magari qualcuno dice, io non l'ho vista, perché comunque sono altri tempi, ma la volevo recuperare, però esce sempre roba, e quindi che faccio? Ci posso sempre. Quindi c'è sta roba qua, allora va bene. E soprattutto non inizio mai un discorso con lo spoiler. Inizio un discorso con dire... cioè questa serie qua, ve la ricordate, bla bla bla. Ah sì, oppure ripeto, io inizio, che ne so, parliamo di Soprano.
sana di tempo dai Soprano, no? Quando l'ha vista, dice, ma cazzo, volevo proprio recuperarmi Soprano. A parte bravo a farlo. Bravo, perché non sono esplosi come Breaking Bad soltanto perché non c'era internet a quei livelli. Però se tu te lo vuoi recuperare, fallo pure. Però capisci che se inizio a parlare di una cosa così vecchia, no? Soprattutto il finale, è una delle cose di cui più uno vuole parlare. Se arrivo piano piano al finale, ti sto facendo capire che ci sto arrivando. Allora magari anche tu c'hai l'intelligenza per dire ok, torno tra 20 minuti. Però anche per questo uno magari non parla di finale di serie roba varia, perché non vuole perdere pubblico. Quindi dice ok, ne parlo sempre e non dico niente. Miami mi racconta le serie che vede partendo dal finale. Ecco, quello magari anche no. Che se no rischi davvero. Per dire, mamma, ma tu me lo stai raccontando, ma se magari me la volevo guardare anche io. E magari non pensavo che tu magari mi volevi invogliare a guardarla. No, invece no, adesso non posso più. Però ci sono molti canali che leggono la scan settimanale di One Piece, ad esempio. Cioè, io, considerando che non la guardo in maniera così, non dico assidua, ma così presa come altre, magari alcune cose magari me le posso perdere. Mi piace magari sentire chi ha approfondito di più discorsi, chi ha molta più memoria di me. Quindi mi capita che, però non in contemporanea, mi guardo 2-3 giorni dopo il video che esce di Sommo Buddha. Lo guardo su YouTube. Una delle rare cose che guardo, cioè quelle e i video quando escono di Karim, cioè guardo due cose che su YouTube. Ah, e la sera per addormentarmi qualche barbiere. Poi tre cose guardo. Però il discorso è quello, un conto guarda 2-3 giorni ricaricato. Però non mi va troppo di guardare. Di guardare il canale e magari rischiare che lui l'abbia già vista. Tutti i miei discorsi un po' così. Poi ognuno la pensa a modo suo. Perché c'è chi lo spoiler è eterno. Cioè, tu mi stai raccontando una cosa, quindi mi stai spoilerando a prescindere dal tempo, dallo spazio, da tutto. E però io come posso, cioè, si può parlare di niente, quindi. Perché poi lo spoiler è per forza la fine. Lo spoiler è qualunque colpo di scena. Un personaggio che torna, anche se lo fa a fine prima stagione, comunque uno spoiler. Però se magari uno vuole parlare proprio di quello, dei migliori ritorni dei personaggi, no? Quel personaggio che credevi fosse morto, però in realtà era vivo, e fa un elenco. Là fai proprio una strage. Muore chi non ha capito bene e gli esce su il personaggio della sua serie. Là ha proprio fregato. Però c'è anche da dire che se magari il discorso è così. Però ecco, un conto e ti dici, io inizio guardo un video che inizia così. Un conto è che apri TikTok e fa, ma lo sai che dopo 3 giorni è risorto. Ma no, cazzo. Ma io non l'ho letta la Bibbia. Poi. Quindi che fai? Rischi di fare proprio casino. Madonna, Game of Thrones. Che madonna. Erano ovunque. Cioè, veramente, o dovevi andare a chiarare la gente.
Sì, se non vedevi la puntata doveva essere per forza vista il giorno in cui usciva. Perché sennò, cioè, ti spoileravano. Non so, se all'inizio ti spoilerano le notti rosse, tu vai, ok, pigli e vai a bruciare a casa della gente. Cioè, lì, considerando che il fine di stagione era sempre un delirio, no? Se uno te lo spoilerava, non ti fa niente. Ma a parte che anche Masterchef non riesco a guardare il giorno dopo, cioè Masterchef il giorno in cui c'è l'eliminazione, a parte che ti ritrovi l'account social di quella persona bombardata o di mi dispiace o di finalmente, ma poi tutti ne parlano e tutti parlano di quell'eliminazione, di quelle cose, dici manneggia la miseria, e non fai proprio mai in tempo a far nulla. Se c'è qualcosa con l'eliminazione, ne devono parlare tutti. Sì, esatto. Che poi io ho avuto la fortuna di spoiler, devo beccare forse un paio. Vedo, non mi ricordo. A voi è mai capitato, senza scriverlo ovviamente, perché se non scrivendolo fate spoiler a qualcuno, ma mi è mai capitato magari uno spoiler di una serie? Magari, ecco, se sì, quale serie? Io sto pensando, però non mi sembra di aver beccato, ma neanche di aver fatto, forse ho fatto spoiler? Non mi ricordo se ho mai fatto spoiler involontario. Perché boh, non lo so, è anche difficile, perché magari racconti qualcosa a qualcuno e devono scegliere magari, che ne so, un telefilm in cui devono scegliere il nuovo pilota e a te ti scappa cazzo, quando però hanno scelto lei ci sono rimasto. Fa come lei? Come lei? Se sono 5 uomini e una donna, è normale che già so chi hai scelto. Hai detto lei, hai detto. Sì. E uno dice porca puttana, però ti è uscito in maniera involontaria, ti è uscito, non l'hai fatto apposta. Però uno che fa, io non ce la faccio a stare zitto per quello, quindi si crea tutto questo miscuglio. Però alcune volte lo fai involontariamente, cioè puoi sbagliare un articolo, una preposizione e subito non dico che è rovinato, però hai fatto girare il cazzo a qualcuno. Che in realtà il discorso sarebbe anche quello: se non hai fatto una cosa, allora non ne parliamo. Io ho finito un'opera, no? Ma che cazzo ne parliamo a fare? Basta non farlo in maniera seriale, sì, anche quello. Però ripeto, a me, se io una serie non l'ho vista, non ne voglio parlare con te. Sinceramente, ma che cazzo ne parliamo a fare? E poi dopo, sai che mi devo dare. Stasera mi guardo la puntata e poi ne parliamo. Capite che è successo ieri? No. Il discorso finisce quando io ti dico no, non ho visto cosa è successo ieri. Non, ma tu non hai idea, ti giuro. Una delle puntate. Ma non mi dire! Che me ne frega a me delle puntate migliori, delle puntate peggiori? Non me lo devi dire. Perché comunque quello mi metto hype. Allora comincio a pensare. Quello mi ha detto che succederà qualcosa. E quindi, oddio, non è che succede quella roba. Comincio a pensare, a fare. Mi faccio 5 puntate da solo in testa, poi è fine. Non è giusto. Quindi fatelo anche voi. Se uno vi dice hai visto quello, se rispondi no, poi il discorso è a posto. O almeno così la vedo. Se no ci, e come incomincia a fare col dito piano piano vicino al fuoco finché non ti bruci e ti sei scottato, che è il suo cazzo, devo dire. Cioè, in giro la mette 1000 volte. Poi altre volte è la gente, come ho detto, che vuole per forza, dirti qualcosa. Ma la puntata è così. Ma dopo 10 minuti non sa. Cioè, già dopo 10 minuti il palo. Ma che cazzo me lo dici? Sono 10 minuti, cazzo. Fammeli guardare.
Vincenzo, ma salve! Buon pomeriggio, come va? È partito un po' il mio sproloquio sul Just Parling. Stanco? Per ora tu ti stia riposando. Intanto parli. 5 minuti di pausa lavoro. No! 50 minuti! Dici, capo, è scritto male, manca uno 0. So che 0 sembra 0, ma affianca un 5, soprattutto dopo, è ottimo. Mi ricordo, io ho scritto, a posto, puoi falsificare tutto, allora. Oh no, non funziona così. Tutto tranne i soldi. Tutto tranne i soldi. Amico, amico. Tutto tranne i soldi. Amico, però. Quando uno dice, comunque. Occhiolino, occhiolino. Bravi. Fate i lavoratori per bene. Angurole live. Che pessima idea. Ah. Tra un pochino ci buttiamo in Games, così vediamo un po' il nostro arrivo. Sì. Vabbè, se ci guadagni è un'altra roba. Ah, se uno prima si conosce, poi assolutamente. Cioè, prima a Kitto tendo, non è che faccio live magari con persone che non conosco, più che altro perché non so come si potrebbero trovare con me. Anche solo persone della chat ci ho messo un po' prima a fare qualcosa. Infatti pure con... vabbè. Pure con Rikishimaru, ce lo dicevamo sempre, però è stato... non lo so, quando abbiamo fatto Lethal è stato un po' particolare. Che comunque giocavo con lui, conosco pochissimo, e tutte persone che non conosco. Cioè è stato strano. Mi è venuto in mente perché ieri stavo a ricaricare. No, ieri l'ho fatto. No, l'altro ieri. Non mi ricordo più quando. Stavo a scegliere tutte le live. Mi sono tolto una live della Dark Company. Che ho detto, che titolo è questo? Poi mi ero accorto che era la live che abbiamo fatto con lui. E lì, bene o male, a parte. Cioè, a parte Ricky, che lo conoscevo pochissimo, non conoscevo nessuno. Che mi sa da quello che erano tutte persone del disco di Thermos. Pensando che anche loro, con loro non faccio qualcosa da un anno. Ero totalmente spesato. Poi a un certo punto, come al solito, comincio a urlare contro la gente, quindi a posto. Mi riprende il mio ruolo nel mondo, quello di urlare contro le persone. Ognuno c'è il suo, cioè. Era durante la sua 12 ore. No, Minecraft. Io sono una delle persone che ha giocato meno a Minecraft che possiate conoscere. Ma proprio se ci avrò fatto 15 ore. Cazzo, 10 ore di gioco è già tanto. Ah, sì. Considerando avevo. Cioè, una volta che ho detto di sì. Ma ho detto di sì anche per quello, era proprio per il discorso
giocare a qualcuno. Vabbè, abbiamo però giocato anche con Eido, che l'ho conosciuto su Hunt. Infatti poi come escamotage abbiamo utilizzato proprio l'idea di fare un gioco in cui lui è bravo. Però a parte quello, sì. Io comunque ho sempre giocato con persone della chat, ho anche chiesto qualche volta. Però dico, sengo, anche per questo intanto dico, se ci so di giocare su Discord, che magari uno gioca su Discord, trova un meme d'affinità e poi va bene, che magari alcune persone in live si bloccano, Ricordo ai tempi quando giocammo la prima volta Fortnite con Wepi e Gengigio, durante una delle prime 12 ore, erano abbastanza tesi, cioè lo sentivo. Quindi per questo dicevo, uno magari è meglio che si abita a giocare, ti trova un'alchimia, ma anche che poi alcuni giochi è difficile proprio trovarlo. Cioè, ho avuto la fortuna magari, ecco, che avrò fatto live con Tarlo, con Lino, ma erano persone che ho sentito una vita. Cioè, anche solo i Termos, quando giocavo con i Termos, io sentivo Moro durante la pandemia 6 ore al giorno, tutti i giorni. Facciamo le nottate fino alle 6 del mattino. Allora è normale che ci parli un minimo, e quindi magari anche là. Ma essere sincero, forse alcune volte mi sono sentito un po' a disagio. Mi capita alcune volte, a prescindere da chi c'ho, quando poi magari sembra che uno sfrutta quel singolo momento per stare tutti riuniti per parlare dei cazzi propri. Ma scusami, lo conosci, no? Ma di un messaggio. Io in quel momento devi parlare di quella roba. Cioè, a me la prima cosa che... Cioè, raramente in live mi viene per caso di dire qualcosa... Ma sai che è successo? Che è successo questo? Ma no, ma mi è successo, te l'ho detto, è anche lui qua. Cioè, quando ha raccontato la roba di Antonio Conte. Ma se l'hai ricordato, sai perché? Perché me ne stavamo parlando, fatto di sta roba, e poi se l'hai ricordato tanto che l'hai detto in live. Però anche lì c'è il discorso sempre di cosa dire, cosa non dire in live, un po' macello. Invece lasciarsi andare. Poi sono come mica si fanno problemi anche a chiamare per ordinare una pizza. Ci sta, magari uno trova imbarazzo. Ma perché uno c'è imbarazzo anche a stare in live, eh? Salve Sasso! Ma buon pomeriggio, come va? Creazione da Cassano, sì, tanto che dici qualunque puttanata ti viene in mente la dici, tanto va bene qua. Però a parte scherzi, alcune cose serie, cioè alcune cose dette male, ma giusto, e l'ho sentita, più di una. Con nonchalance, esatto. Si riprende la settimana, io l'ho sempre detto, ragazzoli, quando si riprende la settimana dobbiamo partire al meglio lunedì. E se si parte al meglio lunedì, siamo a posto. Poi da martedì in poi è solo l'arrivo del fine settimana. Lunedì bisogna partire bene. Quindi quale modo per partire bene se non riempire la barra del sub goal, eh? Quello sì che sarebbe un ottimo mondo. E dai, allora me la sono cavata. Da domani si avvicina il weekend. Tu, se volete supportare il canale in un altro modo, vi ricordo sempre che sono tutti i socialoni in cui potete entrare. Lì non c'è bisogno di sub. Lì volete andare su Discord, su Telegram, su TikTok, guardare le vecchie clip, su YouTube per guardare le vecchie live, tutto lì. Cambio di musica. In più, tanto questo sub goal
Questo è mezzo. Tra un po' ci sarà quello. Questo qua deve levitare perché ci sarà quello della 12 ore. O no? Lo organizziamo, vediamo un po' cosa fare. Ho visto alcuni giochi PlayStation 2 che vorrei fare. Che ci sta pure intanto fare. Perché mi soprattutto quelli magari a tema cartoon, quello più mi piacerebbe di più riportare. E poi soprattutto devo scegliere qualche horror. Devo scegliere qualche horror da fare durante la sera. Poi non so se faremo in realtà una live, cioè un'altra live di mezzanotte. L'altra volta è stata strana, c'era un sacco di gente che... Bravi, vi siete addormentati, ma avete lasciato Twitch aperto, così conta come visor. Bravo, quello si fa, bisogna farlo. Non mi ricordo chi streamer aveva detto sta roba. Poi c'è live notturna, ha fatto, ma mi parte la notte, che poi vabbè, a me non era quello. Se mi parte la pubblicità la notte, quindi non... È meglio che c'è gente che lascia Twitch e dorme, così non c'è il peso della pubblicità e mi se la guarda. In più gliela contava. E apro Twitch, imposto il timer e mi metto a dormire. Oh. E poi la live delle 23.59, ormai mi piace così. Mi piace che sia delle 23.59 e non di mezzanotte. Comunque tra pochissimo ci buttiamo su Kingdom Come, che vorrei finirlo sinceramente. E vorrei anche capire dove sto quel gioco. Oh, però oggi è un macello. Sarà che io urlo pure, c'ho la finestra aperta, però sento cani, aerei, e che re. Fa gara, ma fa. Quando sto al telefono che mi chiamano, i cani si sentono fortissimi. Che sembra che ho un cane, quando in realtà non ce l'ho. Davvero su. Allora. Ah, una cosa. C'è stato un gioco che poi alla fine neanche... Sarà la Session 2, però non mi ricordo quale, perché il gioco conta poco. E l'unico modo per risolvere un bug era, tra virgolette, citarlo. E per citare un gioco della PlayStation 2 emulato ci vuole un inferno. Soprattutto che devi trovare mille cose. Sto letteralmente il pomeriggio a farlo. E come mio solito, quando poi mi sfondo per risolvere un problema, che può essere quello delle mod o quello di bug, considerando che il gioco mi interessa poco, lo chiudo. La soddisfazione di aver risolto il problema a me basta. Perché tu hai fatto questo. Hai fatto passare il pomeriggio. Ti sei sbagliato, quindi ho vinto. Tu dici niente, lo conto come vittoria. E sto a posto così. Il cervello che funziona un po' male. Penso che mai vi siete accorti. Però quel risolvere quel problema veramente mi ha dato più soddisfazione. Mi viene sempre la voglia di dire, magari mi rifaccio qualche God of War vecchio, che era bello. C'ho tutti i Devil May Cry su Steam, che mi sono sempre piaciuti, però non li avvio mai. Che due palle. C'ho i giochi e non ci gioco. Caricato con Magic da 6 mesi, credo, mai avviato. Ma come cazzo ti chiami? Perché non ti trovo? Eccolo qua. A posto. Dov'è il Game Pass? Eccolo qua. Ah no, che non c'era su Steam. Che paura, non lo trovavo.
stava il dubbio che invece di cancellare cosa? Invece di cancellare Manor Lord che vaffanculo come mia. No, che sta a fare? Giocavo con una tastiera oggi. Già ho scordato tutto, ne ho scordato una cosa, tutto, come si vive, mi sono dimenticato in 5 minuti. Invece di cancellare Manor Lord, pensavo di aver cancellato altro. Sì, mi sono incasinato perché detto cazzo l'ho cancellato, sono nel panico e quindi sbagliavo tutte le cose. Poi vai a fare il curriculum, mamma mia, problem Charles solving IV, così, Mi date King un of England. problema, vedi come ci piango. Credo di sì. Allora, io c'è una cosa, non ho fatto l'addestramento. Quindi facciamo un minimo di addestramento. Vediamo se Carlo qua ci insegna a fare cose. Ancora non l'avvio, non lo fare, mi sono proprio rotto il cazzo. Franco, devi parlare con me, lo sai? Che lo sapevo che se cliccavo a sinistro ero in dubbio. Invece come col cane? Non mi parli più? Perché è notte? Mi talento è creare problemi, esatto. Se voi avete un problema. E poi la cosa dovete tenere lontano da me. Non lo ingigantisco, grazie vostre, ve lo dico. E vediamo. Ah, niente, no. Vediamo se trovo il letto di qualcuno su cui dormire. Io devo parlare con te, però. Boh, parliamo con te, mi insegnare tu qualcosa un giorno. Greetings. What business have you? Con una nuova pista sui banditi, ma veramente? My lord, I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story or Della just storia the sulle gist of parti it? salienti. It's up to you what you consider important. Sarò breve, Well, in cazzo me the la end, fotte. I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason too. He put me on the trail of a crofter from Ushet with a limp. And his name? Il suo nome? But the boy didn't know him by name, only Ok, by ah beh, gli sight. avevo detto soltanto And chi if I ask around, I'm sure folk will know who dobbiamo prendere. lives Ma in quanto this è peculiar buccio, company. scusatemi. Ma ce Those l'ha who like fatta. to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. A If I don't Gutenberg, find him in sicuro. Ushet, I'll ask around. Someone will know something about him. Quindi All right. Udrit Better go to e Ushet then. Gutenberg. Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face Saranno justice for what puniti, they did. assolutamente. I want to see Spacchiamo them la hanged. faccia con Then dei bring him to me in cocumeri. Mehoyed and I'll decide on his fate. Certainly, sir. Why choose Perché Mehoyed? It's somewhat at the center of Facendo events, del isn't it? teatro degli eventi, no? And what's more, there's another stud farm there. Sir, do you think they're Mi going to vede il try the same signore, thing sono again? avviato. Ma no, I io shouldn't think volevo so. imparare. Everyone will be on the alert now, but the secluded dwellings are more vulnerable. There are few people in them. They're scattered everywhere and we can't E guard si them viene all. tutto il But the territorio? bandits won't Ok, find mi ha much battuto, non silver in places like dovrebbero ours. There's molto. always a groschen or two, some food and so on. Anyway, how much silver did they Sembra get for sempre slaughtering those horses? raggranellare. Ma True. che cacchio l'hanno If they'd usato? stolen them, they could have sold them. Those were fine animals. Exactly. It's not about the silver. It's about Cos'altro something sotto? else. Esatto, But potevano what? rubare i cavalli, invece hanno fatto una strage, sti bastardi. Creating fear. Such great terror that you won't even squeak when they come Però to fino a cut fine da your non farti throat. muoverci Thereby un dito raise your quando hand vengono against per them. tagliarti la gola, ok. Fear that will Quel genere rip di you to terrore che ti spot, lascia staring like a inchiodato. rabbit entranced by a stoat, waiting Beh, for dopo the quello che death hanno rope fatto, to sono fall. cagati un po' tutti in mano, eh. Helpless to do anything Guardate che hanno about it. ucciso anche le persone, hanno poi dimostrato di farlo. Ho novità I have sull'indagine. some news about the Davvero? investigation, sir. Good. Tell me. Ah, che ne so io, era lui. Questa The conduce a trail Udus, leads perché? to Ujits. I found Perché out one uno of dei the banditi bandits is proviene from da there, lì. a fellow they call Limpy Ah, Lee vedi che ho Boston. scoperto. I see. Ah, sono What else? furbissimo. That's all I've found out so far, sir. All right. Come back and report to me as soon as you learn Ma quindi anything mo devo new. andare in quella città e poi dopo concludi, va. A May the Lord watch over you. parte il fatto che non mi piace essere il cattivo di Conan, quindi è tutto qui. Bravi, fate luce. E spari. Ah, eri tu, eri? Capitano Bernard, come è il nome? Ma non posso dormire da nessuna parte. C'è qualcuno. Fammi uscire dal buio qua. Ah no, che sono chiusi? Ma qua ho chiuso, era aperto, vabbè. Era talmente buio che pareva chiusa. Ma io ho un tasto rapido per la torcia.
Dai, l'equipaggiaggio, abbiamo le torce, sono 1000.000, hanno rubate. Poi qua abbiamo rubato anche dei vestiti, se non ricordo male. Ok, bravo. E voilà. Che posto è questo? Di merda. E niente, allora andiamo a scoprire sto... Dov'è quello che zoppica? Una brandina. Ma questa è casa di qualcuno. Cioè... Non è vero, non ci so. Ma forse la luce l'ha svegliata, ta signore. Affangolo a dormire, va, che tardi. Già si è scopato tra l'altro nel suo letto, che non era per fare i porci, ma per dormire. No, sì, vabbè, faccio di male in peggio. Postaro, come si posa la torcia? Ci posso mangiare, non so, mica non si dà. Posta la torcia. Con l'uno tiro fuori l'arma. Perché anche con due tiro fuori l'arma? Due no, con tre. Ci metti chiave, cazzo. Posala! Aiuto lei, chiuso io, aiuto lei. Aiuto chiave! Aiuto chiave la porta! Cazzo, ma quanto è bella sta roba, scusatemi. Poi il fatto che ho dato un pugno all'aria mentre lei era qui vicino. Cioè, ha sentito qualcuno entrare, si è alzata e ha chiuso la porta a chiave. Ma brava la signora, complimentoni. Io non so manco posare una torcia. Ma il mio cavallo era qua. E quello è il mio cavallo? Prima hanno spostato il cavallo. Si è avviso in faccia a irlo proprio. Cavallo. Ah no, non sei il mio. Dove cazzo è il mio cavallo? Era T. No, era X. Era X. Cavallo. Mi abbiamo perso il cavallo. Ma io come faccio senza cavallo? Eccoli. Ma dove cazzo eri? E c'è spuglio, era bravo da fare bacche. Allora dobbiamo andare, credo che la questa principale sia là. Oh mamma mia, un uomo armato. Esamina, e lui? Allora, resta qua, pronto a partire, eh. Allora ce ne fosse il bisogno. Devo scambiare due parole. Good man. Dimmi tu. What is it then? It's about this. I challenge you to a duel, sir. Ma di sera. What? You heard? Don't try to wriggle out of it. Let's get to it. Dove cominciamo subito? No, ma io non sono pronto. Ma che cazzo d'armatura c'ha quello? Scusatemi, non c'è paragone. Va benissimo, Vivi. Grazie per la compagnia. Buonanotte. Ma mi sembra esagerato lo scontro, eh. I'm damned if you know what ma you're proviamoci, vediamo un po' se è capace o no. Keen on challenging me, let's do it. Wonderful. Non c'ho, vabbè, sei un bastardo. Che cazzo c'ho? Dov'era la spada? Fermati. Is that all you've... Ma non tira fuori l'arma. Ha! Che è successo, scusa, prima? Ma chi era questo? Ah, c'è giusto, non mi ricordo come si ci para. Ma non era così? Così e poi dove... com'era?
Ha vinto? Victory! I truly didn't expect. Non so, non so come si gioca, non so. Ma tu sei tornapiedi? Ma quello da dove eravamo noi sta tornando a piedi, ma è un pazzo. Quindi prima o poi faremo il nostro addestramento per ricordarmi i tasti, però non è questo giorno. E qua cos'è, scusami? Dove è solo sotto... Ah, ma questa è la città mia! Vabbè, andiamo a fare la quest. Che non parte? Franco, perché non... Fa troppo ridere questo... Ma tu quando arrivi? Tra un anno arrivi! Tu di viaggio rapido scopre... Ah, perché forse non c'è il viaggio rapido lì? Posso andare qua, ad esempio. E qua ci posso andare. Ma si può... Ma dovete seguire tutta la strada. Niente, un viaggio lungo, eh. Vabbè, ma che... Ok. Prendiamo il sentiero. Dovremmo arrivarci. Quindi quello che dicono... Bisogna imparare il parry per combattere bene. Non neanche sembrare insegnato, però quando saprò come si fa, lo proveremo. Poi hanno bloccato la strada? Banditi? Ma, no, Dio, ma veramente? Ma no, sono scherzato, tutto è pazzo, ho combattuto prima, sono ferito! Che è successo? Cosa ho aperto? No, aspetta! Ma che cos'è sta roba? Che cosa? Che ho premuto? Vabbè, ma siamo... Dai, ma non so manco sapere. Ma perché... forse quella a fianco a lui. Cita, la schiaffi. Sì, è questo. Ma che cazzo... Vabbè, ma lo posso mettere a fianco a lui? Ma poi perché... Ma ce l'ho la spada, ce l'ho. Tua mamma, Ma dai, ti stavo combattendo, ma che delirio. Cavallo, dove cazzo sei? Sei questo, sei? Ovviamente no. Yeah, però che sfizio, che erano veramente banditi. Ma non c'è un buffato da pacchi, te, però. Figoto modone, vediamo se va. Ma guarda, qua forse abbiamo un posto. Ma se qua abbiamo un posto, dormo e magari c'è uno che mi insegna a fare i parry, le parate, i fatti apposta. Guarda che è tornato, sono proprio io. Guardate qua che bello quando sono scappato per sbaglio. I feel quite hungry. Buono di fame, andate tu. C'è una zuppiera a che parte? Non mi sembra. C'è del cibo? A parte che c'ho i vestiti rubati, che poi potrei mettermi, sa, no? Credo. Ma già ce l'ho forse. Scusate, ho finito il cibo, ma ero pieno. Idromela, ti piace? Boh, quando l'ho rubato questo, lo mangiavo. Era un fungo velenoso, mi sa. E quell'icona del teschio con le cose
Non mi sembra ispirare fiducia. C'è un letto libero qua, per caso, voi in famiglia? No. Ah no, perché è sparita, era magari la faccia di una diarrea. Ho bisogno un po' di cose da mangiare, dai. C'ho fame, non c'ho niente. Uè, un po' di angure, guarda che bello. Ma meglio salame, ecco qua, angure e salame. Neanche cracco. Neanche cracco vi fa una pasta così buona. Con angure e salame. Allora, c'ho ancora fame o no? Me la mangio. Siamo a posto, che cos'è questo? Cura. Giusto. Wait, che paura! Ah, qua, questa casa, ah, che cara, questa è camera mia. Ma ricordo, è venuta la signora di notte che voleva divertirsi e poi parlava tutto il tempo, sta Chase. Ecco qua. Divertimento c'è a parlare per ore tutta la notte, non lo so. Alle 7. A posto, sto scivolando col cuscino sotto il culo ogni volta. Mo, se qualcuno mi insegna a fare i perri, mamma mia, campione del mondo. Io pensavo che noi un torneo abbiamo anche vinto. Cioè un torneo, una sfida. Sa come? Che stavo inguaiato quello. Allora, c'è un... Ok, non mai salire a cavallo qua dentro. Ma ancora fame c'ha, ma come fa? Ti? Dove sta cibo? Può fare dei ravanelli, che ti ho detto? Tutti quanti li mangi. E il salame. Cane essiccata non va, che la tengo. Posto? Chi devo beccare per addestrare? Per l'addestramento. Tipo, no? Era qua di solito. Vedete che sembra un posto fatto apposta, sembra. Sir Robert! Good day to you. Insegnami a fare le cose. Addestramento. Difesa. Can you teach me how to defend myself better in combat? Certainly. Non ci piange. Capiamo qual è il tasto per difendere. 60, c'ho 581, via dirlo. No, ma non mi insegna a combattere. Ma ha aumentato la difesa. Scusami, forse è perché quella principiante? I'm interested in more advanced techniques. Wouldn't you rather learn the basics first? Voi vuoi apprendere le basi? Ma non me le insegnate? Se me le insegnate? Scusami, con la spada. I'd like to improve my swordsmanship. Certainly. I'd like to. Salve, Edo, come va? Buon pomeraggio. But it will cost you. Mi costerà, tua mamma mi costa. Now, pay close attention. Ora presta molto attenzione. Nuovo punto talento. Ma io voglio imparare a farlo. Mamma mia, che fatto. Diciamo che la mia barba ormai sta degenerando. Deve essere un po'. Poi. Spacco una gallina, spacco una gallina. Bello. Mi piace un sacco. Ehi. Ti ha sfutto. Ma non ti fai mai di crescere? No. Quindi per questo devo darle un taglio. Devo mettere un po' barboni all'anima. Il problema è quando lo siamo nel portafoglio. Allora, scusami. Non ci sarà una lista comandi? Giocatore, battaglia, difesa.
Parata perfetta. Ma dimmi informazioni. Avete come parare il colpo? Non è vero. La compassa del punto scudo verde accende la... Ah, quindi mettermi premendo destra. C'è il... Io mi avevo detto che c'era il per. Ero cazzo sta. Presa salda. Come si fa? Non c'è scritto neanche. Arte bellica. Sono Bellingham. No. Corpo a corpo no, mazza, spada, sberla, doppia pugnalata, mamma mia. Ok, fa così, oh, la prendo, fa tutto proprio. Abilità no. Non sento nulla, ma ti guardo attentamente. Bravo. Nel mentre scemo. Vediamo un po' il gioco da fare. Scemo. Devo, voglio capire. Ma queste sono le reputazioni? Guarda qua, 64, 80. Le gambe delle donne. Fosse il numero 80, non trovo il PR, quindi devo aspettare. Nemmeno prendere gli schiaffi. Però forse ho capito. Dialogo: 12 dialogo a mente più 3 quando parli con i popolani. Che parlo che mi fa con cui parli. Un cu di qualcuno. Quando un mercante si spazientisce durante la transazione, hai l'opportunità di avanzare un'ultima offerta. Meglio i popolani o meglio i nobili? Meglio i nobili, hanno più soldi. Ragazzi, qua fa. Non so, primo soccorso 2 che fa? Le bande sono più efficaci al 25%, non ti usare la tua abilità di guadagnare nei dialoghi. Vedi un po'. I negativi delle prigioni, insonne, incrementa la durata del periodo in cui potrà scuola senza dormire, vagabondo, le sono in condizioni di povertà, di conseguenza la qualità del tuo sonno, diversamente proporzionale alla ah, vedi. Incremento del raggio visivo del viaggio rapido. Ma guarda, lo prendo. Non lo so, ho messo un po' di punti random per far vedere che ci gioco. Mo. Quindi, così. No. Ma io non vedo manco la mia cazzo di cesso di spada. Ma com'è possibile? Aspetta, c'è un tasto. Vedere il tasto destro. Pari, non parli. Ma con la Q. Ma non mi sembra che mi mettiamo in barata. Qualcuno fa lo sparring, qualcosa, no? Oh, rompo cazzo, lo posso. Stavo là a 2 metri da casa tua. Ah, ma sei pure girato, sta. Mi serve qualcuno che vuole fare un addestramento, anche se mi riempi di schiaffi. Almeno licco i tasti. Carlo. Wait a moment! You're him, right? The boy from Scarlet's? Che vuoi, tordi? You're the young fellow who came here from Scarlet's half dead, aren't you? Mezzo morto. Cazzo, io. Che me lo chiedi? Well, if it is you, the lady of the castle is looking for you. La signora del castello ti cerca. Ah, finalmente si tromba. Thank you. Very well, don't make her wait. Take care. Finalmente. Faremo cose più importanti, Baran. Dov'è? È qua dentro? E tu? Non è qua. Questa è la città. Qua è la stella. Informazione missione. Vediamo le cose per bene, poi dopo... Le secondarie. Oggi sto finendo la stamina. Sto svenendo, no? Mi serve energia, mi serve. Stiamo andando bene? Manco perché... Ovviamente.
tutto il giro. Beh, scendo di qua. Scesa rapida. Indolore. Oh, i bei tempi, i bei vecchi tempi in cui andavamo a cazzotti e si vinceva. Dove sono? Come IRL, sono finiti i tempi in cui menavo la gente. Che momenti che mi... No, non mi mancano, non è vero. Sono troppo incivile. Guarda come sono garbato e calmo adesso. Ma sì, capitava, no? Ma tutto. Io ti accompagno. Pure a te. Che vuoi tu? How are the Talmberg folk getting on? Tutto tranquillo? Do you even have to ask? You're that lad from Scully's, ain't sì, you? Sì, sembri io. It is you, ain't it? Well, you ought to GTO, ask la Madonna, là. How they're doing. Some no, of them come for an ale now and again, and they don't look too happy. And that's not all. E non è tutto. I heard from the stonemasons there's been some trouble with the quarry. It doesn't come they spend a lot of time. Sì, ma troppo io non voglio le queste, quando ho finito il gioco. Ma dove stai che quella foto? Scusa, io una cosa cercavo. Sei tu? Sarei tu? Ma come sei apparsa mo che sei uscito dal castello? Sto fa così anche a piedi? Sì, che bello. Cittadino. Come se il GTO ha sempre voluto... recuperare il sequel. Guarda, guarda, cioè, mi programmo le prossime vacanze. Mouse sinistro, colpo primario. Mouse destro, colpo secondario. Con la E, firmi il tuo attacco. Madonna. Con tab, l'occhio un avversario. Questo lo so. Con la rotella, passi da un avversario all'altro. Ah, vedi. Se premi la rotella... Loki, F calcio o attacco speciale? Q parata. Com'è F calcio? Signorina, è qua? Signorina, per caso... Non è qua. No. È quello che metto internet. Ok, devo solo... Io ero convinto che destra era imparata. Ma la signorina manneggia lei, non è, può essere là dentro, perché se là dentro è sputo. Sarà di qua, ecco l'arrivo. E qua dentro, no, qua c'è un ponte. Poi mi sa che non posso ancora andare, o sbaglio? No, posso andare. Tu che con G non ti arrendo. No, è di qua. Ma lo sta signora? Ma lo sta qua. Non ci posso neanche. Ma non credo che fosse sia qui. Anche perché mi sa non ci posso stare. Infatti. Però mi indicava qua. Allora la signora. Qua c'è ricavendo, ma abbiamo imparato delle cose. Lei è andata dall'altra parte. Forse in questa porta. No. Giochi di Mardelli? Ma è difficile un po'. Io non mi hanno detto che è proprio antipatica. Non farla aspettare. Faccio rugazza. È un gioco trovarla. Qua dentro. Io ti do un cazzotto appena ti vedo. Così. Ma porca miseria, eccola. Ma tu, signore, se mi girava a destra ti arrivava un cazzottone in faccia. Che culo che ha avuto, che culo. Però dico io, ma chi si nasconde dietro la porta? Se io entro mi trovo uno nascosto. È sbagliato. Lei, la colpa è sua. God save. Che la fa un culo, va. Vuoi parlare? Dimmi tutto. To me, my lady. It's true. I need something from you. How can I help? No, no, no.
no, cousin, sono fidanzato. Mia cugina, ma ancora peggio, non ne ha visto, manco visto la vista. And I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things. Cercando alcuni oggetti da donarle, come i miei regali. E perché a me chiami? My lady, why me? Sei Enrico, è proprio Enrico, sì. But he doesn't have any taste. I can't trust him with this. And lui è Henry, l'eroe leggendario. Task is too challenging for you. Is that not true? Saranno no, ma poi la devo fare per forza o no? I need you to pick up an ornamental crown from Sassy. Ma sì, non ci va. Ma che cos'è un roano? A roan from Ujit. Precisely. It's a beautiful. Lo spegne l'animale. Wait till you see it. Ma la devo affittare, che fa, ma signora, io. Oh, segna, segna sulla mappa, tu segna, segna. Ma se ciò voglio lo facciamo. Wine? Thank you. I just wish there were. Bah, basta, ma fino a niente. Perché sono una fa, questo è una fappara con questa, devo fare questo. Sapevo che mi diceva aveva fare una commissione che neanche mandava di farlo. Ah, fanculo, signor. Ecco qua. Questo è il mio cavallo? Ok. No, che fu- ma che cacchio è, dai. Non mancano da cavallo. Mo, dove si va? Devo andare dritti, secondo voi? Secondo me sì, dai. Se la strada sembra più questa a fianco. No, quindi conviene andare a quella, dai. Di qua. Devo un ponte. Se attraverso il ponte è la strada giusta. Guarda che bello. Non andrei. In realtà ci andrei a cavallo. Però è una fatica disumana salirci sopra. Però una volta che sei sopra sei a posto. Importante stare attenti. Ai salti. E direi. Non da giusto, mo. No, vado a posto. Che poi sai che ho visto, Ida? Non c'è stato il coso a Foggia ieri. C'era una specie di fiera, qualcosa. Non ci sei andato. Ho visto che c'era Merrino e come si chiama? E Mario. Sta cursata. Dai, conosco. Dove cazzo ti passa questo posto? Dopo il fiume poi giù. Credo fosse a Foggia, che ne so io, è tutto uguale per me laggiù. Comunque sì. Addirittura avevano i soldi per pagare Merrino. Vuol dire che qualcosa ce l'hanno. Ok, forse mangiando soltanto lui, quindi non è che è proprio che sta con i soldi hanno. Però. Non so se c'era qualcun altro. Merrino c'era. Ma adesso in via d'orso, ci credo, cazzo vuoi? ma veramente? Ma neanche se. Ti invidiano, ti sputano per questo. È come dire perché. Se invitano gli streamer. Cioè, capace che se andiamo là. Vabbè, dai, era per ridere. Lo farebbero anche con me, per questo non chiedo, per evitare che mi sputino. La chiede a quello è comico, ma anche se mi chiede un biglietto mi sputano. Devi diventare campione di Hunt, così poi dopo ti rimpiangeranno.
Non ti invideranno, direi di no. È così che si fa. E poi di Hunt a livello più agonistico, c'è cioè qualcosa. C'è un più competitivo, volevo dire. O no? Nulla di niente, che due palle. È perché non è effettivamente un PvP. Vabbè, scusami, non hai mai pensato di passare qualcosa, ad esempio, che ce l'avesse? Un COD, un Fortnite. Sì, poi immagino, se fanno magari pochi eventi, quelli bravi bravi, quando vedono un evento del genere, si fiondano. E giustamente dico, già non ce ne stanno. Voglio far vedere che sono bravo in quelli là. Io tantissimi anni fa, uno dei pochi tornei che ho vinto sono stati alcuni, un po' di più ne ho vinti di Yu-Gi-Oh! Quando ci giocavo, e alcuni su, e uno solo su FIFA, rimasto allucinato. E poi dopo, però poi ho scoperto che quello di FIFA era una roba assurda. C'era la gente che organizzava dei tornei, ma proprio roba, sembrava delle mini fiere. Beh, sono un tipo molto competitivo, se posso dire. Ad esempio, adesso il God è game PvP. Gioco solo a coop. No, io avevo, mo sinceramente pure io. Prima, madonna. Prima no, cioè, volevo PvP, volevo che ci fosse qualcuno dall'altra parte da battere, che me ne fregava, c'era un computer, chi lo conosce? Deve esserci qualcuno che mi sta insultando la madre mentre lo batto. Era la mia linfa vitale, ma prima ero proprio, ripeto. Ma tutto fa parte di quel... Poi dici perché eri leggermente su di giri. Se dico che ero violento, poi mi bannano. E che sa cazzo, cercavo sempre lo scontro da tutte le parti. Mo sono caro, mo sono più... Sono più un orsacchiotto. La scherma, vedi, si scherma. Che sport nobile che facevi. Si vede se hai sfondato di soldi. Ma è qua, ma ci fa tutta la salita. Cavallo, resta qua. Dov'è? Non ci vedo sta qui. Show yourself. Ma che c'ho? C'ho il pesce da fuori, non mi sembra. Hey, is someone there? Jesus. Tutto francese, lo so, ma cazzo, anche in gioco, che fastidio. Si può proprio, eh. Pure il cane è una baia, no? I cani mi amano, quello si può fare. Ma questa è la zona privata. E che cazzo, cago per terra, ci non ci sta niente. Non me ne frega di andare là. C'è addirittura un lupo cecoslovacco. A cui stavo simpatico. E non me lo,
Sono entrato nell'area cani, mi hanno detto: guarda, non lo fissare perché ha problemi con i maschi, con le persone proprio. E invece no. E non ho trascorsi di lotte tra uomo e cane, mi dispiace. Quelle cose mi mancano. Signora, se io faccio un passo in avanti, lei grida? No. Ah, ma lei vende la frutta? No, io vengo a rubare stanotte. Arrivederci. Devo trovare il tipo. Dove cazzo sta? Ma to, quanti punti interrogativi? Dove vive il bandito Claudica? Ok, c'è uno che zoppica. Puoi prendere miele, no? Qualcuno ha problemi di deambulazione qui? Non ci mette a fissare la gente. Uè. Che vuoi? Che cazzo ne sai che non mi ha invitato? Ma se a me si è sparsa la voce che Pesce Paglia ha dato un pugno a un cane. Secondo me è quello. Si è sparsa la voce e mo tutti quanti i cani mi abbagliano. L'unico. I pretzel? No. Sì, ma io... Mo, tutti qua c'è a vedere la cosa, che bello. Che... vabbè, dai, no, fa... Ma che sto facendo? Non è vero. No, ma lo volevo chiudere con me fuori, non con me dentro. What's with you? Stai zitto, stai. Ma che god sei? Ma come? Ha detto over the... Ma davvero? Andiamo, state a chiamare guardie. Dai, no, ma no! Ma che co... Ah, ma che sei parlato? Ma scusami! Ma io rubo le frittelle veramente, allora te n'è andato, vaffanculo, va. No, io sono pure a chiave, da furbo. Ma sono entrato un secondo in una stanza! Guarda qua che deriva! Hey, who's there? Che c'è? Ma non si può andare da nessuna parte questa città! E chiudete le porte! No, gli elicotteri! Yeah, attenne, non ci sto qua. Ma no, io me ne vado. Ma qualcuno mi sa chiamare? Non mi sembra. Le campane qua troppo su, non sento. Ma dai. GG, Cristo santo. Now I'll teach you what clear off means. You should have thought twice about what you're doing. Quanto? Quando? A $15. Just my luck. Look, I can't tell you anymore. The fate of the whole empire hangs in the balance between. Che poi è vero, qua cerca qualcuno. High politics, you know? Not a peep to anyone. You'd make a stuffed bird laugh. But that won't help you much. Ma che cambio di voce? Sì, vedi, quindi te. What can I do? C'ho nel sottopalla sti 15 soldi. Ma vaffanculo, va. Guarda quanti soldi c'ho io. Accanto a te tutta la tua famiglia. Non so ancora perché sto facendo sta vita. Sto facendo i soldi, sto. Senti a quello, senti. Nuovo gioco, parla. A good day to you. What do you need? Boh. Gioco a dadi, vai. You up for a throw or two? Punto, ma voglio un numero a 4.9. You're okay. A brave soul, taking me on. I'm not used to losing. Ho fatto, questo è quello che fa le coppie, eh? Se no stream, esatto. Così si guida, posto. Ok. Ok, ogni turno inizia con il dato, bla bla bla. Le combinazioni che valgono punti devono essere ottenute nel singolo tiro, non nell'arco dell'intero turno.
1 vale 100 punti, 5 vale 50 punti, 3 dati uguali valgono 100 punti, 3 1 valgono 400, valgono 1000, ok, faccio un guardo. 4 più dati uguali valgono il doppio dei punti di un Triss. Voglio fare, pure posso fare la scala, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 3, 4, 5, 6, ok, ok. Vediamo un po' che combinazione possiamo puntare noi. Abbiamo due, però abbiamo, scusa, il... Tengo, se posso fare scala, no, c'ho il 3. C'ho il 4, c'ho il 5, c'ho il 6 e c'ho il 2. Dai, se mi esce un altro siamo a posto. Grazie a punto e continuo. No, che... Così fa mo'. Them dice ain't gonna throw themselves, you know. La mamma dice che c'è una scala o no? Cioè io non posso... Ah, quindi non posso ritirare. Che gioco è? Gassa punto e passa, ingassa punto e continua. Ma se continua me le tiene. Poi dice tieni dado. Scusa, ma tengo F. Ok, sì. Il 6, ma era... No, mi sono bisogno di 6. Non da parte solo uno. Ma ho fatto? Che ho fatto? Roba? Che ne so io? Quindi mi tengo... Mi tengo il 2-1. Ecco, due... Ah, forse devo fare... Se faccio così... 300... Ok. Lui quanti punti ha fatto? Questo qua 400? In questo punto è continua. Uno tira, e quello che esce si somma? Tiro sfortunato. Senti Ciccio, guarda, è stato un piacere, ma... Guarda, cazzo, tanto. Cerchiamo lo doppicante. Ma dove lo trovo, mo? Mangia, eh? Buono. Ah, quindi, ma come faccio a trovarlo? Non so se è un bug, se nel terreno zoppica. Un casino. Anche io rubo. Non posso chiedere informazioni. C'è qualcuno che zoppica. Good health to you. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? What would you want with him? Well, it's no skin of my nose. Stato di immagini del villaggio, non state per rattare. Ok. Cazzo, arrivederci. Good luck to you. Cioè, ho beccato quello che proprio ce l'aveva con lui. Ho beccato quello che ce l'aveva con lui e sapeva dove abita. Mai avuto una fortuna del genere, nessun gioco. Di solito è sempre l'ultimo a cui parlo. Come un po' di me, fai girare l'economia. Ma io faccio girare l'economia rubando le cose. Poi ho pagato... quanto? 18 di multa. Fai una regala una sub, fai girare l'economia, scusami. Ma io vado a comprare le mele. Earl proprio, poi la mangia in live. Eccoci qua. Mi ha fatto un Lubosch. Chi è lui? Ma tutti ce l'hanno morto con questo qua. Compra i cardi. C'è da dire che è un po' brutto è. Senza scarpe. È morto?
No, è moruto? I miei economie non mi permettono attualmente di comprarmi una mela. Allora, no. Stavo di una cosa brutta. Comprati un medico. Se ti darà lui le mele che gli danno. Tu chi sei? Babbo Natale. In the service of Hanish's captain Burnham. Pentagono sul massacro di Neuhof. I think this could be related. L'hanno assassinato, però. I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. Perché è collegato? Questo cazzo tuo. Ma che ti credi di essere? Io sono stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. Sono riconosciuto dai banditi. Noi abbiamo né banditi né profitti. Ci sto io che valgo come tutto. Lubos, lo storno. So che ne rimane. Maria, apri la busta. Or all that's left of him. Bisogna cercare Puffetta. Mamma mia. Sempre col cuffaro in mano stai, Edo, e basta. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. Vedete? Basta un attimo che il chiropratico sbaglia, così finite. As for what else there is to find. Benvenuto. But look and ask all you like. Vedi, tutto collegato. Manca fare apposta, ho iniziato la live leggermente ritardo proprio per quello. Che rimane. Chi era Lubo sullo storno? Povero mezzato. Altro che un forfante. Frequentava ogni stato dei delinquenti. Ah, lo vedi che era collegato, pezzo di merda, che dici com'è possibile. Aveva amici? No. Alone he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Has he been up to anything? Qualcosa andava da qualche parte in maniera morbosa, non saprei. Negli ultimi giorni non è andato da nessuna parte. The last few days he didn't go anywhere. Ma tutto il tempo, ma fammi cercare in casa sua allora. But he always kept everyone in the village at arm's length. Perché tu picca? Ma che cazzo ce ne fa tutta a noi, però ok. He got that from some villainy or brawl a long time ago. Ma gli hanno reciso il tendine. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? No idea. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Ma fammi. When did you find the body? Ma fammi entrare. Did anyone see anything? Just now, and nobody saw or heard anything. Ma come non ha sentito nulla? Stava devastato. Got him like that without someone. Dopo 10 persone fa quella roba. Arrivederci. Entra. Ciurugato. Posso? Okay. Il grimo è di porca, quella porca. Qualcosa? Mica un grimo alderno. Oh, però possiamo dormire a casa sua, se si fa notte. Mica di scotch, eh? Ok. Ottimo. Ruba, che rubo? Vabbè, in bed ti devono un po' di verdura a te, quindi a posto per me. Beh, c'è l'esamina. Quanta frutta c'hai? Letto esamina o c'è? Esamina, qua. A bed. Bravo, ma veramente devo cliccare. Ma perché ti lascia? No. C'è solo lì, ma serve il grimaldello. Signori, sono resuscitato! Non è vero, sono sempre io, scusate. Quindi ora devo andare a comunicare a Franco? No, vorrei comunque che...
Non raccoglie informazioni, tu sei tutto, Sam. Dice, ora faccio conoscere le cose. Good day to you. Madonna. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. Massacro di bla bla bla, assassinato bla bla bla, che ne sai tu? Can I ask you a few questions? Sir Hanush gives a job like that to a young fellow like you. Well, that man Lubos, tu ti offendere come prima cosa. Vedi che non è che Dio sia con te come prima frase, la seconda è l'insulto. Bad tempered. Lord knows how he made a living. Well, maybe now I've got an idea. Forse inizio a immaginare. Ok, inizia come. Do you know what Lubos was doing the day Neuhof was raided? I don't think he was home at all. Wait, are you saying he? Sì, sto dicendo quello. Jesus. Jesus, eh. Non ti, però ti guarda mentre mi offendi. Do you know anyone Lubos used to spend time qualcuno with? Qualcuno a casa tua. I really don't know. As far as I know, he had no kin. I never. Have you noticed anything? Te lo chiedo. I haven't seen much of him lately. Not even in the tavern. Not till yesterday. Almeno fino a ieri quando si è presentato in chiesa. That's all. Padre, dove sei confessato? Padre, se non parli. Farewell. Yeah. Looks like it's going to be a good year for the apples. Riusciamo a vedere la chiesa? Comunque, questo gioco qua ha una vegetazione proprio realistica. E poi c'è questo. Poi la vegetazione mi piace proprio. Ma pure l'ultima volta che abbiamo giocato, che abbiamo girato nel bosco, era proprio bello. Allora, se vedete la chiesa, ditemelo che lo leggo in ritardo, dico dove. E voi dite là, ci sei passato avanti, non l'hai visto. Pur almeno so come mi devo fermare. Potrebbe essere una chiesa questa. Eccolo qua. È quello. Mi sono accorto che bevo troppo poco. Quindi lo faccio adesso. Prima lei bevo molto di più, ma non lo so. Mi sono idratato più che poco. Ma più che altro mi succede quando parlo parecchio. Crispinianus, grazie mille per il follow, benvenuto, benvenuta. Come va? Fa la messa. Ok, hai detto vai in chiesa. E sono solo io però. Un problema. Che musica epica, eh sì, e io chissà che ballo qua. È quello? Ma si allena con la spada? Chi si fa boffa da pacchere? Volete vedere? Oi. Se f- Beh. Medico guerriero, mamma mia. Oppure un semplice paladino. Blessings of our good Lord. Mi fa, c'ho delle domande da fare, tu rispondi. I'm here in the name of Sir Hanush of Lipa, investigating the massacre at North. Can I ask you a few questions? It seems Sir Hanush is employing children investigators. Ti vedo un pelo, ma oh, è tutto il cazzo con questo fatto che sono giovane. This nasty business will be. Did you know Lubos? What was he like? No. Did you notice anything suspicious? Quindi sono stati un susseguirsi di eventi sospetti. Ma che me ne sanno come affrontare le circostanze? Che fanno? Padre, nel dettaglio, padre, nel dettaglio. Facciamo un po' di gossip. Do you know what Lubos was doing on the day Neuhof was raided? Unfortunately, I do know. And I'd like to help you with un pezzo di merda. Bound by certain vows that forbid me. Vows more important than catching dangerous murder. There are laws of God above the laws of man, son. E vedi, non sono proprio. Father, surely you can't be serious. There are things that apply always, no matter what the circumstances. Le cose si applicano sempre. Abbiamo 5 più 4.
No, è 8. Che facciamo? Facciamo il dialogo, dai, mi va di minacciarlo, anche perché se tira fuori l'arma, se me ci mena. Abbiamo questo 5 più 4 che penso sia efficace quanto l'8 più 1, se entrambi 9. But Lubosch is dead. You can't hurt him. But if you don't tell me, more innocent people may die. Dai, padre, padre, fa un culo assurdo. Betraying a vow that's a cornerstone. Bacione, alla prossima. If people believe the sanctity of the confessional, la sacralità di tua sorella, hanno violata tutto. No one escapes punishment. Sì. I see you know how to use a sword, father. I wouldn't have expected that from a man of the... With a stick. I practiced with a... C'è un po' di sparring, no? Father, Lubo, if I don't find out who it was, it will probably happen again. I wouldn't. But I can't betray the sanctity of the confessional. Supposedly you talk it over in the evening. In the tavern. Over a cup... All right. Ma come la sera tornando un bicchiere di buon vino? Dai, la ci fa imbriacare. Poi ci fai il bravo. Mi sembra così. Ma chi se parla? Riempio di vino. E confessa tutto. Oh, c'è un altro ingresso qua. Però non si può andare. C'ho male? Malissimo, dai. Oh, maronne. Che texture piatta. Si vede, guarda là. Allora andiamo a casa. Dov'era il tipo? Non me lo ricordo. Posso fare passatempo con una panchina però, no? Giusto? No, cottivo ci ho passato, infatti. Metto la sera, facciamo le 20. Oppure quella la sera con il buio. E poi 20 e un quarto, già sono passate, 20 e mezzo il passatempo. Dov'era la taverna, mo? Ci sono la chiesa. Tu fai il pane, il bastardo che mi ha denunciato, eh. Vito, mamma mia, se ti vengo a fare gli scherzoni di notte. Ecco qua, dov'è? No. Eccoci qua, padre, sono arrivato. Hey, where's my ale? The blessings of our Lord be... And with you, lad. Fido. Ecco qua. Ma mi chiedo dall'alcol a mano. Scusami. C'è dell'alcol, non te ne... Questa è la cura. Liquore. No, forse no. I'm sorry, I can't tell you everything. But maybe we can work something out. But first I'd like to hear something about you, my son. Da dove vieni? I'm from Scalis. Oh, I'm sorry. Cara figlia, tutti morti. They're dead. Oh, I'm sorry to hear that. Here. Beh, un brindisi sei morti. Ma terribile. It was terrible. Il papo di Praga praticamente sono ancora così. E che sfizio però, dai. Magari se le norme igieniche sono buone, va bene. Forse è quello, che secondo me non è scenico, è proprio fangoso il terreno. Però sai che bello, entro in un bosco dove non c'è il pavimento ma c'è il fango, che c'è la terra. There's a pile of bodies in front of the church in Rovna. Hey, stavo raccontando tutti i cazzi miei, ma deve bere, non si mette a piangere. Ok, fai un sorso al signore, però, no? I'd have expected Sir Hanish to... You think I'm... Che c'è, padre?
I do, to tell the truth. Well, I can only apologize for my lack of gray hair and gout. Now the most important thing. Ma baby. What actually happened at Noyo? Ci insultano tutti. Good folks hear about are saying all kinds of terrible things. But I take both of them. Ok, che succede? The rumors aren't exaggerated this time, unfortunately. The Neuhof stud farm was raided by bandits, but they didn't come to pillage or even take the horses. L'hanno solo uccidere, hanno mutilato gli animali. Padre, che è successo? Pesfizio, padre. Bandits quarreled among themselves and broke off the attack. Non è che è meno peggio quello che hanno fatto, non è che se... I see it's every bit as bad as people claim. È orribile. Ma prendono solo la morte questo, ma è stata allegra. Now it's your turn, father. La spada, dimmi della spada, padre, perché swinghi così come erano a Zoro? You know what they say. The Lord moves in mysterious ways. Let's just say I haven't always been a priest. Oggi è fine mercoledì, brindiamo al fine giorno. These days, of course, it's just a bit of extra in forma. Ok. Arriviamo al punto, padre. Well, we've had an agreeable chat, but now let's get down to business. So, about this confessional seal. Do you really want innocenti? That's not how it works. There are matters in which combattiamo. Adesso so come si parla, magari sono capace. Confessional secrets are betrayed. They won't trust anyone. You're just making excuses. The people who say the church is corrupt are right. You don't care about anyone. I'm sorry you see it that way. Really sorry. I always wondered about the things a priest tells his congregation. Where is do you get? Well, Ujit isn't Prague. Non è Praga. Adesso facciamo adesso. Ah, vedi, parla proprio qua di Praga. Entertain too. Finally leggere la Bibbia, adesso mi dovrà predicare una chiesa vuota. Bravo. Our priest was. It has to be something topical. Condemning, tongue lashing about the two popes goes down well these days. And stories from real life with a nice. Non due papi disputeranno un grande successo di quella. Ma dai. Can you give me an example? Well. Gli ultimi tempi un prete chiamato Jean Haas ha iniziato a predicare a Praga in ceco. Ma salve Gabri, ben arrivata. È uno spettacolo di burattini. Master Jan Hus about mother the lamentable well in which the church is drowned in un veleno che ormai contaminato la cristallità. Just like a flock of hungry ravens they settled on vuole che ruba il corpo, lo scommette. They don't know mercy. Their hearts are corrupted by you want to baptize a child? Vuoi battere figlio? Per rubare, uccidere, paga, essere la sua. What if the devil himself were to pay? Would he assent? Secondo me sì. Tutto bene, tutto bene. Ho fatto un po' di jazz parling, poi ho fatto un'oretta di coso. Devo stare il capo. Guarda, si arrabbia con me per caso. Mica l'ho scritto io qualcosa. Amen. Sì. Jan Hus character. Oh, the congregational. I don't doubt it. Let's drink to that. Funny. What do you mean? Questa è una questione diversa. Preaches against the prelates and the clerics. Ah, predica contro pelati, avevo capito. I don't have a pot to piss in. I know better off than the folk I preach to. I'm one with them in poverty. Loro povertà, sofferenza di quelli che li affliggono. Bravo padre. What do the common folk think of it? They like it. Non è che qualcuno parli concetti che loro condividono. Bravo. Magari la situazione sarà fuori controllo. Ok. Non possono bruciare un maestro della perfettiva in vista d'oro. Ok. Don't you think it's a bit odd when someone boozes and lives in sin with a woman and then quits his... No, I don't. No, per no, baby però. What do you think of? Ah, tu due brindisi, lo spero. Tu Gabri, che mi dici? A little overzealous. If he got out of Prague and came here for a look, I'm sure. Ma pure a donne. Where can I find out more about his? You like it? I copied down some of his sermons. Non c'entra. Thanks for the sermon. Oh, it's getting quite late. What do you suppose? We have a drink. Okay, beer. Una buona idea. That sounds like a good plan.
I knew you wouldn't let me down. No, niente, beviamo, non mi racconta più un cazzo questo. Come da prendere a pugni? Uè, ma stai prendendo femmine, stai, Pure la musica. Ragazzi, per chi vuole entrare nel club, potete farlo anche gratuitamente. Seguono tutti i nostri socialoni. C'è il Discord col bot che vi ricorda giochi gratis. Abbiamo il Telegram per chiacchierare. Abbiamo il TikTok con le clip. Abbiamo tutte le vecchie live su YouTube. In più, se volete, sto ballando, ballate. Ma se volete supportare il club, potete fare con una sub. Vi ricordo sempre che Amazon Prime è una sub gratuita. Perché noi siamo balli di gruppo ogni fine anno. Se raggiungiamo il sub goal. Bailiff, come over here, sit down and have a drink with us. Don't vex me again, father. It's 3 hours past dusk. Ci sento un rain. Long gone. So what? So, I'll have you all whipped and put in the stocks, and I'll write a letter to the bishop about you, priest. Well, nothing to worry about then. Everyone knows the only one around here who can write is me. Bella, wait. Enough! Men! Throw them out. Ma perché vorrei io, porca di quella porca, quella porca? You looking for a fight? Come arrivami man forte? Sono un pretallica. Sono con lui. No, ma non c'è massacrato. Ma posso appiccare con la rotella? Qualcuno mi paro? E mi paro così. Tu dici il torneo? Che torneo parla? Ma sto chiedendo cazzotti e battuti. Spero tu sia un nemico. Ma da dietro! Quello era un calcio. You think because I'm a man of the cloth I won't hit it? Prova F, è questo. Quello è un calcio. L'ho preso, l'ho riempito di calcio. Col parco possiamo delle macchine. Ma dove ho finito? Ma ora la signorina viene. I'd love to. And Henry too, I'm sure. Ti mangiato seconda. Ah, forse. Cioè, tipo, non me le fa. Ah, giù, perché qua ogni volta si faceva un torneo, ma che palle. Ma c'è poco da fare, c'è una rissa, mi infiuno. È un'area privata, ma mi ha aperto lui la porta, credo. Ma per asfragio suoniamo la campana tutta la notte, se non dorme. We can't do this, can we? Who says? Get ringing, wench. Ma quindi era questo quella cosa grossa che volevi farmi vedere? Proprio sì, era la campana. Oh madonna, padre. Che cazzo di scena è? And now, my dears, comes the climax of the evening. Sto giocando tutto il tre quarti di quei. Godman, you old goat. Come here. Wewe, mi ho fatto le follie. Oh, wewe, madonna, no, ma che cazzo è quella? Scusatemi. Un secondo, ma che scena troppo esplicita. Già, non abbiamo visto niente. Ma no, ma è arrivata una donna, si è messa sopra, ma siamo matti.
Niente, vabbè, la scena ve l'immaginate, cioè, siete tutti abbastanza adulti. Ma che cazzo, niente, però Harry è stato bravo. A posto. Sono tutto storto, niente, stavano applaudendo, ci hanno applaudito un sacco. Ma sta facendo bene. Ma... Ma è un delirio. Voglio fare anch'io. Well, che scena toccante. La fine perfetta. Oh, però Harry è arrivato, si è ubriacato, ha fatto sesso con una sconosciuta e poi è crollato di nuovo. Godwin, you beast. Get up. Do you hear me? Wake up, you drunkards. Oh, fucking hell. Che giornata che non dimenticherà mai. Oh, who the hell are you? Tu che diavolo sei, ma sei scemo? Oh, Henry. My great friend Henry. And we have a wonderful time. Well, you certainly did, you old lecher. Now you better pull yourself together quick. You haven't much time. Signorina, fino a qualche ora fa rinnuta sopra di me, fai poco la gradassa. My hairy arse before my flock eats me alive. Oh, stay pounding my head. Oh my guts. Il povero stomaco dolorante è vomitato 8 volte, vomitato, credo che l'hai letteralmente tirato fuori. What was that woman on about? Before my flock eats me alive. I've forgotten something. What have I forgotten? Where the fuck am I? Sto accendendo. Harry, cazzo, ha combinato peggio di noi. Mass! La messa. Oh, shit, I have to say mass. I gotta say mass. Oh no, giù dalla messa. You have to help me. Ow! You're the priest. I can't do it in this state. Cosa fare in questo stato? But I have to give a sermon as well. Oh, this is a disaster. Devo anche tenere un sermone. Sei, vabbè, I'd like to help you, but you can. You can do the sermon for me. Sì. What? So, first I investigate a murder no one wants investigated. Then I drop. Vedete le cattive compagnie, eccole. Lui è una cattiva compagnia, guarda che come ci ha ridotto. Eravamo bravi ragazzi. No. No, I've got it. Suppose it's Sir Radzik's protege. You just came from studying in Prague. Un pupillo di Sir Radzik, okay. Devi condividere le parole del... Sì, ci provo. Quello che ricordo, ieri notte abbiamo vagamente esagerato. Bishops can have my guts for garters. No, se il valigio si lamenta alla fine. Stop gaping at me like a stuffed squirrel and start helping. Ci proviamo. You're mad. Siete bomba, ma credo sei sicuro. I'm not. It's a perfect plan. È un piano perfetto. Flawless. Oh. How about this? If you help me with this, I'll tell you who Lubosch's crony is. Se ti aiuto o se va a venire buon fine? Se tu sei separato. Vabbè, pure io non è che sono mezzo embriaco. D'accordo, ma non garantisco il risultato, il massimo che posso dire. I can't make any promises about what'll happen. No, neither can I. What do you want me to do exactly? Vedi, dici Gesù, Babbo Natale, le rende. Give the sermon I told you yesterday in the tavern, and that's that. No need to drag it out. If it turns out well, I'll tell you what. Ok, se va tutto liscio, basta. Fine then, we have a deal. Wonderful. Let's get to it then. Ma un ripasso di... Ma guarda, sto tutto storto, sto... Come pretendo? Ma sono vestito almeno? No, non sono neanche vestito. Oppure questa è la cosa, no? C'ho la tunica, non so... No, sto in pigiama. Ma forse mi veste lui? No, mi devo prendere una tunica, secondo voi? Ma così l'ha inizio la messa?
Ah, finisce un cazzotto dietro l'occhio proprio. No, ma il problema è che la buona faccio così, la faccio, perché sono in contatto con voi. Credo. Bravo, ho detto sono lì che... Uè, ha sparato. Ok, adesso sta meglio qua, eh. Prima era... Oh, vedi che cazzo dove fa? Il padre e il figlio dello spirito santo. Questa è una curva. I couldn't sleep a wink last night with all that clamor. Ma lì non l'avevo menato. In nomine Patris, lui era il balivo o no? Et fili et spiritus sancti. Che se qualcuno parla male di me al balivo, di, ah, però forse lo seccate la fine. Panem in sanctas at venerabiles a manus suas. Ma la mano davanti alla bocca, non pure chiuderla, non ce la fa. Un minimo chiedo, non è che chissà che cosa. Ya. Yeah. Come fa? Ah. Ah no, è lei che... Ma che fa? Salutala! Ma che schifo tuo, Harry! Dai! Povera signorina, però... Ti giudica lei, se poi pensa di aver fatto sesso di neanche un saluto. Ma signorina, non c'è niente di male, per lei si diverte. Where by the grace of God was able to hear Master Jan Hus from the esteemed Charles University. Ma poi tutto quanto si può pagare, no? Quindi era quello il senso che ha detto lui. I've managed to persuade Henry to stand. E come saprete, un predicatore molto stimato. Ci proviamo. Because, as you all probably know, una cosa di invento. Vediamo un po' i dialoghi che escono fuori. So Henry, you may begin. Now I'm curious which one of them. Dobbiamo vedere chi di tu mi trae primo. Ti voglio toccare la capa per l'altro che ti ritrovi. Vedi che fai. Iniziamo. C'ho meno uno. No, è tutto 5. Il sermone conciso. Brothers and sisters in Christ, I would like to talk to you about our Holy Mother Church and what iniquities it's declining into. That whelp wants to preach about the church. No. Danny Brady, no. Creation has given to every man the power by which he might rule the whole world. But that power does not give him the right to rule. That right belongs to God alone. facciamo questo. Se è vero, c'ho il voto più alto. God's pastors here on earth that has brought misfortune on our heads. Plague. Humans, e poi dire le cose giuste chaos. Significa schierare le cose, ma è successo. The church is drowning in is poisoning almost the whole of Christendom. When dogs are fighting over a bone, take the bone and they will stop. Just like the flock of ravens that has descended on this land to pick up every speck of gold and silver, they show no mercy. Their hearts are poisoned by covetousness. E loro tutto ha un prezzo. Everything is for sale. You want to baptize a child? Pay. You want to steal and murder? Pay and you will have absolution. And the prelates sin and give themselves absolution. For shame! Shame upon them! Shame, shame! No, okay. And what sins? They live with harlots and keep concubines? Even tutti scemi, quello sicuro. Non ho parlato del bene perché sono ubriaco. If someone takes a woman or man only to satisfy their own lust, who seduces them to do so but Satan? Anche se qua non lo so quando possono... If that man is a servant of the church, who can turn his face to God?
who fornicates and then puts on priestly robes. Ma quello che abbiamo fatto noi, Enrico, quella lì. Facciamo questo, quello che c'ho. Enough about sin, which the prelates are so fond of preaching about, and whose absolution they promise if you only pay enough coin to Mother Church. What if the devil himself were to pay? Will the bishops tell us he too would ascend to heaven? And what about essere... those bishops? They sin without remorse. And with the money grasped from the poor for indulgences, they keep fine horses and hordes of servants to pamper them. They play dice and garb their mistresses in expensive furs, while Christ, the Lamb of God, walked barefoot and had nowhere to lay his head. Look to your consciences, you robbers of the poor, for you are seen by God and his people too. Down with the prelates. A sto rato, grazie mille per il raid, benvenuti. Come è andata la Rives? Azzardo. I say to you in the words of Jan Hus, he who knows much, let him speak much. He who knows little, tutto bene, tutto bene. Stiamo giocando da un'oretta, abbiamo fatto un po' di just parling prima. And he who knows nothing, un po' di più d'oretta. Let him at least teach his neighbor. Sto gioco è allucinante, mi piace troppo. Setting him good example and refraining from playing dice and from fornication. And that applies both to priests and to you, brothers and sisters. No. That's his conclusion. That is all I heard in Prague. Amen. Come andate a azzardare? Have you no shame, you pair of buffoons? I'll be writing to the bishop. Una merda è andata. Utterly blasphemous. Can you believe such behavior? For men of the cloth to get drunk. Stava andando tutto bene, la cosa finale, dai. Solo perché hai detto di non scopare, sti bastardi, vedi? Quando dici gli altri non possono farlo, va bene, se poi non devono farlo loro, Are you pulling my fucking pizzle? I couldn't have done worse myself if I'd puked on the Well, I'm no preacher. Yeah, I noticed. And I wasn't the only one. Questo non lo picchia. You can't be serious. After all that. All what? All you make me the mio... hash of my se sermon, dovete aiutarmi, non creare problemi. Not get me into even more trouble. Now I'll have the bishop on my back and all the villagers. Just leave. I need to pull myself together. And what am I supposed to do? Find someone else to help you. Ma io mo allora lo faccio, lo faccio, lo faccio. E no. Con questo così poi si rompe la cambio. Abbiamo l'elmo, abbiamo questo, abbiamo i guanti, abbiamo le scarpe, abbiamo l'uniforme. Tutto questo. Abbiamo le armi. Ma una spada, non ce l'ho, come sta da merda che anche sporco. No. Sì, lo faccio, anneggia. Ma non se ne erano di tutti. Era letteralmente pronto a ucciderlo, altro che a menarlo. Una bella cipolla. Solo che c'è troppa gente qua. Aspetta che se ne vanno tutti, non avete capito? Ormai il... Eia, va ancora in chiesa. Ah, se entro io si blocca. Ma signora, fanculo. Aspetto. Ma scusami, sta lasciando tutto. Solo il fatto per averla aiutato, per averci provato, doveva darmi anche indizio, non perché devo riuscirci per forza. E lui il parco, questo è imbracato, ha fatto. Non è chiesa e vuota. A parte il fatto che noi sappiamo anche. Non trovo da un po'. Ce n'ho sei però, Che devo fare?
consumate due, ok. Andate in casa per caso? No, non me lo picchia. Dai, non posso ucciderlo. Se riesco a buggarlo. Vedete che non subisce danno. Però no, vedete che non si può. Ci ho provato, sono soddisfatto di me. Io vorrei anche... Vedi che barcollo ancora un po'. Father, didn't I wouldn't have expected with a stick. I practiced with a stick. Niente, non dice. Good luck to you. Dice a pugni? No, neanche a pugni, non posso fargli niente. Si vede che è importante per la trama. Quindi non me lo fa uccidere. Voilà! Sembra un po' storto, eh. Quindi mo? Quello è il chimica da missione, quell'altra. Questo è il luogo inesplorato. Ok, possiamo andare. La stella cos'è? Formazione missione. Mi guarda la mia missione. Tu? Jesus Christ be praised. Che succede da queste parti? No, ma questo mi ha solo reso conto. Per sentire cosa ha cambiato lo scaliere, bascia la fuderia. Perché può salire raccolto, ragazzi? Qui? Che ha fatto? C'è di più. Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone down an old Gertrude. L'erborista. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. And I don't know. Non sa niente. I didn't really know him. Devo andare anche sulla taverna. Do you know what Lubos was doing? Faceva giorno il caso. I was coming from the tavern very late that night. Visto qualcuno che entrava nel villaggio, era lui. He looked like he was in a hurry. It was only a shadow against the sky, but do you know anyone Lubos used? Salve Paino, come va? Not with anyone from the village. Solo il villaggio. Oggi si arriva alla taverna vicino a noi. Una di poche parole. Vediamo se c'è qualcuno che ha origliato. Come va, Pino? Che mi dici? Take care now. Tu. God be with you. What can I do for you? Andiamo di affare. I've come in the name of Sir Hanush of Lipa. Dimmi qualcosa su Franco. And now a murder here as well. Can I ask you a few questions? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo provato a fare una messa, andata di merda. Do you know who Lubos used to spend time with? As far as I know, he had nobody. Veramente solo. Ma stiamo indagando su sto tipo perché. There wasn't sight or sound of him for a long time. Lui si è persino parlato con il parroco. Diciamo, se andava bene la messa, il parroco ci diceva cosa gli ha detto. Ahimè, sono normale. Who was this Lubos who was murdered? You could see at first glance he was no good. I kept well out. Hai fatto bene. Do you know what Lube? I don't think he was home. That's all. Nessuno l'ha visto quel giorno. Chi l'ha visto rientra tardi? God bless. C'è qualcun altro? No, dai. Fatto mezzo piede. Come uscì? Ti devi. Ma me la fai sangue a me la porta?
Ok, comunque tutto bene. Good afternoon. Questo gioco puoi fare. Già ci ho parlato? May the Lord watch over you. Andiamo, facciamo passare la sera, vediamo che succede. Vediamo se di sera c'è qualcuno che sta mezzo imbriaca sta roba. Perché a me ci arriva la messa, ma non ce l'abbiamo fatta. A parte c'è una scena di siesto che mamma mia ho tabbato subito. Ok. Vediamo un po' se voi sapete qualcosa. Sempre sia lodato. Dai. Certo, chiedi pure. Chi lo frequentava? Non aveva amici, ok. Avete dov'era? Non ne ho idea. Have you noticed anything suspicious? Guarda, aspetto. Ora che ci penso, lo vedevo in giro qualche tempo. Non è dove fosse cacciato. That man Lubos, who was he was a drunk. He was always era molto amato. Ok. E pure anche qua. Più fai le cose, più apprendi qualità, a prescindere. Ma nessuno che ha origliato, lo fate sempre. I've come in the name of Sir Hanush gives a job like that to a young. That's all. Oh. I'm looking for the. Has something hit you on the head, boy? Where do you think you'll find the group? Yeah. Good luck to you. Madonna, solo brutta gente, solo brutto. Dimmi qualcosa di Franco. I know nothing of that. Got it for you right. Have you noticed anything since come to think of it? He was in church. Sì, vaffanculo, ma è tutti quanti che si è confessato, non mi parla. Io lo fa ubriacare di nuovo, è possibile? Padre, sei qua? No. Good health to you. Che ci ho parlato? O ci ho parlato oppure gioco dice. No, ho sbagliato, volevo uscire. That's all. Dimmi tu. I respect you. Mi rispetti, bravo. No, da qua nessuno mi parla. Nessuno sa roba nuova. God be with you. Cos'è il guardone? Niente. Che palle. O devo. Come si dice? Devo in chiesa. Era di qua, sopra. Mi parla comunque. Si calma. Cosa che dubito. Ho aperto lo scrivano. Serve a qualcosa? No. La chiesa è di qua, che bello. Livello agilità, livello tutto. Eccola qui. Allora forse è l'unica che fagli direttamente il favore. Padre, è sopra per caso. Poi se gli facciamo il favore direttamente ci dirà. Vabbè, te lo dico. Padre, però sei qua, mica no. Questa è davvero una cosa così semplice. Perché teoricamente uno si potrebbe rifiutare di fare a cazzotti là. No, padre, si è fatta notte. Non ne fa un culo, va. Beh, magari è in chiesa, eh. Se no devo dormire. Eccolo. Do you have any work? My dear lad, I have more work than I can bear. Ok. Another pair of shoulders. I have to deal with a local witch. Strega, ragazza, c'è una strega. The herb woman, old Gertrude. La vecchia magliera sia abbasterebbe come qualsiasi nefandetta. Like all herbalists, for that matter. Come ogni erborista, ok. The cows are giving blood instead of milk, and babies are being born with two heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. Quindi, che devo fare? Problem. As long as herb women stick to giving oak and bloated cows, but this. This is sacrilegio. Che fa? All sorts of molds and lichens and poisonous plants and other foul things go into those.
Che devo fare? I want you to go and see. E trovare, scopri che cosa hai in mente. I know she lives in fear of the Holy Church. Quindi fai il mio nome e proviamo un po'. Consider it done. Good. Dobbiamo farlo per forza, sennò non si può fare niente. Però vorrei un lettino. Fare un pitolino. Uno che non ci dà chiave. Nessuno che lascia un po' aperto, fa passare. Ho letto nella stalla, no. No. Vabbè, si fa male con niente, tu bastardo. È anche facile, ma non c'ho proprio zero grimaldelli, forse devo comprare. C'è una musica per ogni cosa, cioè. Da tutte case finte. Il vigneto GTA diventa. E vabbè, ma tu ogni salto mangia le caviglie, non c'hai. Ma quel cavallo è mio? Cazzo, il mio cavallo, bravo. No, non è vero. Troppo scenico, in realtà non ho fatto niente. No, te lo lascio. Vorrei tirare sulla torcia, però non so come torcia. Questa mi conviene che non vedo niente. Non è proprio il massimo. Cosa cerco? Un letto. Si apre. Hanno tutti chiuso, hanno tutti. Signora, che maleducato che sei in sto villaggio. Nessuno lascia una porta a mezza. Ma guarda! Posta. Che vuoi? Non posso entrare? Io sei chiave. Ma perché con la torcia? No, c'è un pugno però. L'unica è entrata in casa loro di giorno. O pagare una locanda, ma non lo farò. Lui che fa? Ci viene quando non... Cioè sono, di solito così fanno nel gioco. Eccolo. E faccio rumore e esce. Ma che vuoi? Madonna, sono proprio subito cospetti, non pensano. Sono tutti svegli. Andiamo in locanda, vediamo se riesco a rubare. Avrei bisogno di un letto. E lo pago, ve lo pago il letto. Signora, c'è spazio anche per me? Signora? Mi lavo, ma posso lavare la spada? No. Signora, che volete? Un bagnetto? Non si vieta a nessuno, eh. No, c'è un letto qua su. Vabbè, ma ha fatto lo scalino, che... Inciampato nello scalino si è fatto male, mo. È ridicolo. Insieme alle galline non mi devo andare a dormire neanche. Che brutta la vita senza grimaldelli, eh. Oh, brutta. Non posso aprire niente. No, ma se ma tutta la famiglia è arrivata. Mannaggia, me ne vado, me ne vado. Ve lo dico per... Io me ne vado, ma se chi... No, bastardo.
No, il balenese. No, vabbè, fa niente. Mi arrendo. Ma dai, ma ho beccato quello che abitava di fronte al balivo. Ma quante possibilità c'erano? Proprio di fronte, fra tutto il villaggio. Ma che schwig. Just my luck. Look, I can't tell you anything. Ma come fallimento? Ma quello è il valore. Ma ti pare, right. Ruberò. All right. Ma non c'ho in casa. Però veramente. Tutta la pioggia, sto che triste. Però godo quello buffato di Baccheri, almeno quello. Ma non dormi a casa della gente. Ma questa non deve essere la locanda, è chiusa. E se io volessi prendere stanza? O niente, facciamo passare il tempo, dai. Non è giusto, non è giusto. Non è che dormire mi fa salvare. Ah, forse per questo mi fanno pagare. Ma però che un personaggio mi sa che ha bisogno di dormire. Forse che di mangiare. Un sogno di qualche ora, ma lo farei pure. Devo solo capire come prendere la stanza. Lo mangia la mela. Ah. Il ravanello. Siamo a posto. Troppo presto, ne sono uscito di casa. Dai, voglio dormire così, si salva anche. Questa è la nostra fine, ve lo dico. Signorina, posso prendere una camera qua? Sì, da lei? No. Devo aspettare il tipo che si appoggiava qua, mi sa. Beh, la signorina lì è stata a causa dell'altab, ve lo dico. Mi tratta come un estraneo. Ma ancora! Quando esce fuori qui? Uscirà prima o poi, no? Che ora dirà... lavorano queste? Le 9? C'è giusto un pisolaino, tranquillo. Eccolo qua. Bravo, sta... Good day to you. Un letto per la notte. Is there somewhere I could sleep? All right. For how long? Per una notte. Just the one night. All right. Ma dopo due monete io mi sono fatto togliere 100, ma sono un po' stronzo. Dov'è il mio letto? Where do I go to sleep? You'll have no trouble finding it. Right inside the door to the building, there's a ladder up to the loft. Your bed's ready there and a trunk for your belongings. Okay. Eccola. Letto pulito. Questo? Beh, ce ne sono due, là ci dorme lui, quindi immaginati. Ma più alzati. Ma c'era dormi e salva, c'era, no? No. Dormi e salva, vai.
Dormo 3 ore, che a me mi sembra troppo dormire, sinceramente. Però almeno dormiamo. Comodità 70%. Ma un po'. A posto così. Ok, ho trovato. Mamma mia. Davvero super soddisfatto. Mi è dispiaciuto un sacco non essere riuscito a fare quella roba, non essere riuscito a fare la messa, ma no, cioè non era così facile. Poi in realtà è stato, tra virgolette, brutto, che abbiamo azzeccato 2 dialoghi di fila, quindi mancava solo la conclusione finale. Cioè, io pensavo che quella finale fosse bene o male per dire ok, se è fatto bene prima la faccio concludere bene, se l'è fatta male finisce male. Invece no, dire alla gente di non fornicare è sbagliato, se la prendono tutti. Ma sì, perché allora è un po' rotto, ma puoi fare 1000 cose. Poi vabbè, l'hanno pensato bene, cioè hanno fatto tutta quella scena della del prete da bere con lui, del siesso, del lui che vomitava mentre noi suonavamo la campana. Hanno voluto fare un bel gioco. Cioè, la pecca più grande è stata sempre quella, il combattimento. Poi ripeto, sono a dormire a casa della gente, perché alcune volte ci riesco, alcune volte entrano. Purtroppo si vede che tenevano 2 letti, si vede. Quindi stavano a fare tardi, stavano a fare anche loro. No, ma io speravo che fossero in un'altra stanza. Infatti per questo ho detto, mi sveglio alle 5, non si alza nessuno, quell'ora ho risolto. Poi ho visto, non pensavo che una stanza costasse 2 monete. Però lo facevo subito. Pagate 100 per non farmi arrestare da quello. Però dai. Ragazzi, noi ci fermiamo qui. Vi ricordo che domani ci rivediamo alle 16, continuiamo Hellblade, così lo finiamo in attesa del 2, perché nel 2 c'è il Game Pass, quindi come ne farlo? Avrei finito decisamente, madonna, 98. Però dai, è stato bello tutto, soprattutto la sorpresa di trovarmi davanti al balivo. Ragazzi, vi ringrazio tutti quanti per la compagnia, vi rinnovo l'appuntamento per domani, vi do un grossissimo bacione e buona serata, belli. Per chi vuole, sono qui tutti i social, se vuole restare aggiornato, se vuole far parte della community, mi farebbe super piacere. Non c'è nessun obbligo alto di parlare, voi entrate, state lì in sordina, quando vi sentite vi ci bloccate. Tanto noi siamo sempre qui, per ogni live che non c'è, sicuro ne recuperiamo un altro. Allora dai, vi saluto e buona serata.